Slash Radio Web e il Ministero della Cultura presentano. Conversazioni d'arte. Mediterraneo. Culture, scambi e immaginari condivisi. E ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web in un orario un po' insolito oggi in onda questa ultima puntata di Conversazioni d'arte per il ciclo Mediterraneo, culture, scambi e immaginari condivisi, confrontarsi nel Mediterraneo, incontri di civiltà tra le sponde del mare interno. E allora oggi andremo in onda fino alle ore 17. Per chi ci sta seguendo sulla pagina di Facebook può vedere insomma uno studio pieno abbastanza, intanto è tornata rispetto alla passata puntata la dottoressa Borgia. Buon pomeriggio, ben trovata. Buon pomeriggio a tutti. E lascio a te come al solito la presentazione degli altri due ospiti che conosciamo ormai bene anche noi in realtà. Eh sì, già sono intervenuti la volta scorsa, li ripresentiamo: Arianna De Simone e Mario Sanseverino, sono tirocinanti presso la nostra direzione generale, presso il Centro per i Servizi Educativi, con il Fondo Giovani per la Cultura abbiamo avuto la possibilità di avere con noi queste due veramente ottime, validissime risorse che ci hanno affiancato, che ci hanno supportato, aiutato moltissimo anche per questo ciclo di trasmissioni e per più o meno un semestre che sta per finire. E quindi per questa che è proprio l'ultima puntata del ciclo dedicato al Mediterraneo, un po' come la volta scorsa già li avevamo coinvolti, e veramente ci fa piacere perché ci hanno aiutato moltissimo, ci hanno affiancato, hanno fatto un lavoro ottimo, li abbiamo ricoinvolti a parti invertite però, perché sarà Arianna De Simone che, come avevo detto l'altra volta, ha una specializzazione in beni storico-artistici oltre ad essere pianista, ci presenterà brevemente i temi della puntata, e invece Mario Sanseverino, che è dottore di ricerca e storico di formazione, farà proprio un intervento, un approfondimento sul tema, sul tema della puntata. E quindi io nel salutare di nuovo tutti gli ascoltatori lascio di nuovo a te la parola, Chiara, e introduciamo subito la puntata. Intanto io vi ricordo, dall'altra parte del vetro, insomma ringrazio la regia Max e Alessio che ci stanno mandando in diretta. Come sempre ci potete seguire sulla pagina Facebook di Slash Radio Web, potete condividere video e appunto potete anche scrivere i vostri commenti, potete ascoltarci però anche nelle altre modalità, quindi tramite Alexa basta dire ascolta Slash Radio Web o apri Slash Radio Web, oppure attraverso il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e dei Ricoviventi, l'USAPS, la voce ascolta radio. O ancora vi ricordo che potete anche scaricare la nostra app, e in questo caso non avrete alcun tipo di interruzione, potrete anche ascoltare i contributi musicali che insomma spesso poi abbiamo all'interno di questa rubrica, e quindi vale la pena non avere, no, delle interruzioni, a poter ascoltare questo approfondimento in maniera più più liscia, ecco, possibile. Dunque, allora io direi che possiamo introdurre subito, no, la puntata. E Arianna, lascio a te naturalmente la parola. Arianna De Simone, di cosa andremo a parlare? Buonasera a tutti. Coroneremo questo ciclo di trasmissioni con una puntata dedicata agli incontri di civiltà nel mare interno, tra le sponde del mar Mediterraneo. Il primo contributo di questa puntata sarà tenuto dai Musei Nazionali di Genova, quindi da Anna Manzitti, Elisa Strizzoli e Matteo Moretti, che ci parleranno di Palazzo Reale e Palazzo Spinola, dei rolli e delle progettualità messe in campo dai servizi educativi del museo. Seguirà un intervento di Marinella Perroni, che ci guiderà in un percorso diacronico dall'epoca delle grandi culture del vicino Oriente Antico alle pretese imperiali di Roma, alla diffusione dell'Islam, alla Reconquista cattolica, al confronto est-ovest tra le trasformazioni culturali, politiche e religiose di cui il Mediterraneo è stato sfondo.
E poi concluderà questa puntata Mario Sanseverino con un interessantissimo intervento sulla corsa, su quello che fu un fenomeno complesso che condusse milioni di persone ad attraversare i confini del Mediterraneo, le frontiere tra cristianità e Islam. E infine concluderemo con la solita pillola di Slash Art, questa volta incentrata su Ancona e il mare, alla scoperta del Duomo di San Ciriaco. Benissimo, direi che facciamo anche oggi un bel viaggio. E allora intanto prepariamoci e prendiamo fiato prima di cominciare, un bello stacco musicale e poi iniziamo subito con la prima parte con Focus Accessibilità. Dunque, iniziamo subito con la prima parte. Il Servizio Educativo dei Musei Nazionali di Genova è attivo in entrambe le sedi di Palazzo Reale e Palazzo Spinola. Spinola, ecco, oggi è la giornata degli accenti, lo possiamo dire. Affronta da tempo con entusiasmo e dedizione le sfide proprio che il tema dell'accessibilità e dell'inclusività naturalmente propone in maniera quotidiana. Grazie anche a delle ottime collaborazioni con enti in realtà specifiche, si sono già strutturati dei percorsi e dei laboratori che sono proprio dedicati alle persone con difficoltà sia uditive che visive, e quindi per rendere più aperti i nostri musei e accessibile anche il nostro ricco patrimonio. L'abbiamo già collegati con noi, non so se intanto Elisabetta voleva aggiungere qualche altra cosa per questa presentazione. Sì, intanto salutare i colleghi Anna Manzitti, Elisa Strizzoli e Matteo Moretti qui sull'accento. Anche qui su Strizzoli e Strizzoli, magari Elisa ce lo dice lei. E appunto che sono Anna Manzitti, funzionario storico dell'arte e responsabile dei servizi educativi dei Musei Nazionali di Genova, Elisa Strizzoli e Matteo Moretti invece sono operatori didattici dei servizi educativi rispettivamente di Palazzo Reale e di Palazzo Spinola, e chiaramente il loro intervento, oltre a illustrarci proprio le ottime e tante iniziative di questo servizio educativo, che è una delle eccellenze nel panorama, nel quadro della rete dei servizi educativi nazionale, ci parleranno anche sicuramente del rapporto tra Genova e il mare, e non potrebbe che essere così, questo rapporto fortissimo che c'è tra questa città certo, bella sul mare, città portuale, e il Mediterraneo. È sempre stato così, tra l'altro, insomma, Genova veramente è sempre stata legata al mare in una maniera abbastanza insomma imprescindibile. Allora, vedo intanto collegata la dottoressa Manzitti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, un caro saluto alla professoressa Borgia da tutti noi e a voi tutti, compresi gli ascoltatori. Siete collegati quindi con un unico account, dottoressa, giusto per capire? Perché esatto. Benissimo, perché sì, non vedevo gli altri insomma partecipanti. Allora, direi che possiamo dunque cominciare. Io rivolgo questa domanda, poi voi decidete chi vuole rispondere, insomma. Intanto cominciamo chiedendo qual è il legame dei Musei Nazionali di Genova, di Palazzo Reale, Palazzo Spinola con il Mediterraneo? Benissimo, allora comincio io dopo i saluti, e intanto appunto ringraziandovi per questo invito e anche per questa domanda che ci permette di accennare ad alcuni dei caratteri che riconosciamo tipici alla nostra città. Come avete giustamente anticipato, non c'è dubbio che Genova abbia intessuto proprio fin dalle sue antiche origini un rapporto privilegiato con il mare che l'abbraccia. La sua storia, il suo nome, anche a lungo dibattuto, il significato di Iano, all'allusione al fatto, no, che fosse una porta aperta verso il mare, rivelano il profondo legame col Mediterraneo che inevitabilmente ne ha caratterizzato l'evoluzione, la fisionomia, direi anche il carattere, alimentando una vocazione che la qualifica ancora oggi come città e porto di mare. Non a caso già Petrarca nel 300 la definì signora del mare. Pensando poi nello specifico ai nostri palazzi, dove hanno sede i Musei Nazionali di Genova,
tanto celebri e celebrati, se pensiamo soprattutto al 5-600, considerati dal genio di Rubens addirittura un modello abitativo da proporre a livello europeo e non solo per la magnificenza degli arredi, ma proprio in virtù di una dimensione vivibile proprio a livello progettuale. Ecco bene, pensando anche solo alle nostre sedi, non possiamo non ricordare che proprio questi palazzi si sono costituiti, abbelliti, impreziositi. Grazie al denaro che dai commerci e dalle relazioni su quel mare proveniva. E i beni poi che i nostri musei ancora oggi custodiscono riflettono molti di questi legami. Pensiamo ai materiali pregiati, agli arazzi, in tessuti a fili d'oro e d'argento, alle ceramiche, ai lampassi, alle sete preziose, ma anche ai soggetti iconografici e alle tantissime davvero interconnessioni di cui sono assolutamente segno di questi echi, di questi scambi e contatti che di fatto poi non si sono mai più interrotti. Dunque, certamente possiamo concludere che il legame dei nostri palazzi col Mediterraneo è un legame vitale, dinamico, che ancora oggi funziona molto bene come chiave di lettura per presentare, conoscere Genova e capirne alcuni meccanismi fondamentali. Sì, infatti i palazzi che ospitano i due musei nazionali di Genova fanno parte dei 42 palazzi dei Rolli che sono inseriti nella lista del patrimonio UNESCO. Ecco, su questo, magari su questi luoghi, sulla loro storia, il loro uso, la loro funzione, ci piacerebbe conoscere e far conoscere ai nostri ascoltatori ancora qualcosa di più. Certo, con piacere. Innanzitutto, buon pomeriggio a tutti. Io sono Matteo Maretti, operatore didattico a Palazzo Spinola. I Rolli erano delle liste ufficiali in cui erano inseriti i palazzi più belli, i palazzi di maggior pregio, costruiti nel cuore della città vecchia e decorati tra il 5 e il 600, ed erano destinati a ospitare per estrazione a sorte tutte le alte personalità che venivano in visita nell'antica Repubblica di Genova. E il sistema dei Rolli è un sistema del tutto genovese che permetteva agli antichi proprietari di queste residenze sontuosissime, che dovevano tra l'altro farsi carico di tutte le spese di questi ospitaggi importanti, ecco, questi proprietari dovevano da un lato rappresentare al meglio la Repubblica di Genova, quindi rivestivano anche un ruolo di tipo istituzionale. Dall'altra potevano stringere rapporti privati con questi ambasciatori, principi, nunzi pontifici che transitavano per la nostra città. All'inizio del Seicento i palazzi dei Rolli erano 163 e, come è stato ricordato qualche istante fa, 42 di questi nel 2006 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. E ovviamente tra questi 42 ci sono anche i palazzi oggi sede dei Musei Nazionali di Genova. Era quindi un'occasione, insomma, onerosa per chi doveva ospitare quindi queste delegazioni, questi alti funzionari, alti rappresentanti degli altri stati, ma anche un'occasione quindi di stringere rapporti, mi sembra di capire. Ci sono, immagino, documenti anche molto interessanti anche nell'archivio. Questo penso sia un tema veramente affascinante, credo un po' un unicum, questo sistema, insomma, di estrazione, a sorte di chi doveva ospitare. O ci sono altri esempi? Questa è proprio una Ecco, curiosità. curiosità, sì, è una cosa che in effetti viene naturale, no? Dopo aver ascoltato questa Chi lo sa? spiegazione. È un po' una È un cosa, un unicum o ce unicum. n'erano altri? No, esisteva soltanto a Genova questo sistema Infatti. per estrazioni, esattamente. E tra l'altro i palazzi dei Rolli, proprio come gli hotel di lusso oggi, erano divise in tre categorie: Ah, Rolli di prima classe, seconda classe, terza classe, in base all'importanza e al numero delle persone che sarebbero dovuti andare ad ospitare. ecco, quindi si dipendeva dal livello. E si decideva rispetto a quella classe, diciamo, di palazzo, si estraeva quindi a sorte. Esattamente, Ma esattamente. erano più contenti o più dispiaciuti di essere estratti? Diciamo, chi Allora, vinceva la da lotteria quanto era più contento o più dispiaciuto? Perché.
da quando i rolli sono iniziati era ovviamente un assoluto privilegio essere inseriti in questa lista, quindi veramente i proprietari degli antichi palazzi facevano a gara per entrare appunto tra i palazzi dei rolli e investivano anche prima dell'arrivo degli ospiti con decorazioni, a volte anche di carattere politico, che dimostravano lo schieramento magari della famiglia rivolta verso la Spagna oppure verso la Francia. Quindi c'era proprio un interesse fortissimo nell'entrare a far parte di questi elenchi. Quindi era insomma un'occasione effettivamente importante anche di stabilire dei legami anche con illustri ospiti, ma anche di rappresentanza interna verso la città. Quindi ecco, sì, Assolutamente sì, era questo assolutamente. anche un aspetto fondamentale. Che tipo di musei sono i Musei Nazionali di Genova? Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Elisa Strizzoli e lavoro al Museo di Palazzo Reale, scusate, al Palazzo Reale di Genova. E i nostri musei, che sono appunto Palazzo Reale e Palazzo Spinola, sono due musei di mora che conservano la loro importante architettura originaria. Furono costruiti nel momento di massimo splendore della Repubblica e in ogni loro piccolo dettaglio decorativo si può leggere la grandissima ricchezza, ma anche l'enorme cultura di coloro che li hanno abitati. Una delle particolarità che li contraddistingue è che in entrambi i casi custodiscono al loro interno, oltre a delle importanti collezioni di dipinti e dipinti e sculture, hanno anche appunto collezioni importanti di arredi, suppellettili e oggetti d'uso quotidiano, il che fa sì che quando le persone vengono a visitarli abbiano veramente la possibilità di immergersi in un tempo passato e di percepire quella cultura, quel gusto, quella società in modo immediato e diretto. Come cercano di affrontare il grande tema dell'accessibilità? Cioè con quali strumenti e con che tipo di contenuti? Anche perché, insomma, è un tema piuttosto attuale oggi, no? Abbiamo sentito tantissimi musei che si stanno adeguando alle norme dell'accessibilità, gli Uffizi in primis, sicuramente, per fare l'esempio di uno dei musei più grandi. Ci è capitato di parlare anche dei musei vaticani qui in Roma, che sono anche loro, insomma, piuttosto importanti. Ecco, i musei nazionali di Genova, in questo senso, come si stanno muovendo? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere un funzionario dedicato all'accessibilità e all'inclusione e quindi affrontiamo in tempi molto recenti, diciamo, questo argomento con una nuova consapevolezza anche. E il nostro servizio educativo, le persone che fanno parte del nostro servizio educativo hanno ricevuto già una prima formazione nel senso proprio dell'accessibilità e dell'inclusione. E possiamo vantare un discreto numero di anni di esperienza in materia, no? Prima di arrivare all'oggi abbiamo avuto un percorso abbastanza lungo in cui abbiamo cercato di rendere i nostri musei il più accessibili possibile attraverso operazioni piccole, naturalmente, ma che insomma ci hanno fatto sentire in alcuni momenti capaci anche di nuovi slanci. Naturalmente il primo grandissimo problema sono le barriere. Erano soprattutto le barriere architettoniche. I nostri musei stanno nel centro storico di Genova, quindi hanno già percorsi di arrivo non sempre lineari, non sempre facili, però abbiamo anche la fortuna di avere ascensori in entrambe le sedi che rendono percorribile la maggior parte delle sale a tutti i visitatori, anche a quelli con difficoltà nella deambulazione oppure che devono utilizzare le seggiole a rotelle. Per quanto riguarda le disabilità di tipo intellettivo, abbiamo avviato in entrambi i palazzi dei percorsi che vengono di volta in volta calibrati con enti e associazioni deputati alla cura delle persone con disabilità intellettive e sono attività che hanno un ampio aspetto laboratoriale, quindi la parte frontale è molto ridotta e cerchiamo di lavorare soprattutto negli spazi del laboratorio.
L'anno scorso abbiamo lanciato le nostre visite guidate con i sottotitoli e tradotte in linguaggio italiano dei segni, che consentono alle persone con disabilità uditiva di godere delle spiegazioni del nostro patrimonio, mentre per le persone con disabilità della sfera visiva abbiamo preparato sia delle visite guidate che hanno momenti touch, sia cerchiamo di volta in volta calibrare visite che consentano, magari con l'intervento anche degli operatori dei centri preposti, il godimento del patrimonio. Queste naturalmente, ecco, tra le cose che ci ha detto, ci sono già un po' elencate anche quelle che sono i traguardi raggiunti, no? Ma quali sono state le maggiori difficoltà invece che avete trovato per rendere accessibili i musei? Allora, una difficoltà purtroppo contingente è quella legata alla carenza di personale, quindi la mancanza proprio fisica di energie proprio per avviare in maniera efficace ed efficiente questi progetti di inclusività. Adesso, grazie alle nuove assunzioni ministeriali, stiamo prendendo un po' di respiro e possiamo dedicarci anche con maggior tempo e maggiore attenzione a questi bellissimi progetti. L'altra difficoltà è legata a una necessità, ovvero al fatto che per elaborare appunto progetti di inclusione e di accessibilità legati all'accoglienza delle persone con disabilità è indispensabile essere formati in maniera costante e continua. Comunque, come appunto diceva la collega, qualche risultato è stato raggiunto, in particolare in occasione di eventi, e sarebbe bello che questi risultati diventassero insomma prassi per i nostri musei. Ecco, questa è una cosa veramente molto importante. Adesso a brevissimo pubblicheremo la consueta circolare per promuovere la giornata del 3 dicembre, a cui aderiscono molti dei nostri istituti, soprattutto attraverso i servizi educativi vengono attivate delle iniziative proprio per favorire la partecipazione. Lo slogan scelto da diversi anni è un giorno all'anno tutto l'anno, perché ovviamente l'obiettivo è quello di non circoscrivere a un periodo o addirittura a una sola giornata iniziative aperte, accessibili, che garantiscano veramente partecipazione e accoglienza a tutti, ma a renderla una prassi costante. Io da questo punto di vista però volevo approfittare proprio della presenza di tutti e tre per farci raccontare anche un pochino alla radio le tante iniziative educative, perché tante volte lo abbiamo detto, ci sono magari dei progetti proprio un pochino più mirati, abbiamo ascoltato favorire l'accessibilità, però anche tante altre attività educative proprio in sé, proprio per lo spirito con cui vengono costruite, favoriscono l'accesso magari anche di persone con anche di altre culture o persone comunque con difficoltà ad accedere a certi contenuti troppo diciamo, strutturati in maniera tale da richiedere, per essere compresi, dei prerequisiti molto alti. Quindi il servizio educativo proprio fa questo spesso, cercare di mediare tra il visitatore, un visitatore qualunque, e il ricco patrimonio. Sicuramente appunto quello dei Musei Nazionali di Genova è altissimo, importantissimo, cercando di riconnettere tutto questo anche con la storia, con il luogo in cui ci si trova, in cui si vive. E quindi volevo un po' approfittare della presenza di tutti e tre per farci raccontare un po' qualche progetto di educazione al patrimonio che ha avuto particolare successo, partecipazione, che vi è sembrato potesse rispondere a questo ruolo un po' di connessione che sanno creare i nostri servizi educativi anche con il territorio, perché spesso
non so, forse non a Genova, però spesso accade che magari proprio le persone che abitano una città non vanno a visitare luoghi che raccontano invece la storia della città dove vivono, a volte anche un po' per colpa nostra, di chi gestisce, no, questi luoghi della cultura, perché non viene abbastanza creata questa connessione. E io credo invece, appunto, che da questo punto di vista i colleghi dei servizi educativi svolgono un ruolo importante di mediazione. Ecco, ci faceva piacere magari sentire qualcosa da voi, di qualche bella esperienza anche in questo senso. Con grande piacere. Lei parlava giustamente di territorio. Queste iniziative mirate proprio all'inclusività, all'accessibilità di persone con disabilità, anche persone con disagio di tipo sociale, siamo riusciti a realizzarle proprio grazie alla collaborazione con enti del terzo settore del territorio, del centro storico. Un bel progetto che stiamo continuando a presentare ancora oggi, si chiama Progetto Touch, Arte da toccare. È stato realizzato in collaborazione appunto con questa associazione, che tra l'altro è anche fisicamente vicina a Palazzo Spinola, che si chiama MadLab, che si occupa della stampa con stampanti 3D. Ecco, questa iniziativa ha coinvolto nel tema dell'inclusività le scuole di ogni ordine e grado, perché innanzitutto sono venuti i bambini più piccoli a scegliere le opere tridimensionali da riprodurre, da ricreare con queste stampanti 3D. Poi sono venuti i ragazzi della secondaria di secondo grado che hanno effettuato le riprese fotografiche, hanno imparato a utilizzare questi programmi che dialogano con la stampante 3D e il risultato è stata la creazione di molti oggetti che riproducevano in fedelissima appunto le opere tridimensionali di Palazzo Spinola, ovviamente in scala, che sono stati strumenti molto molto efficaci per visite dedicate che abbiamo fatto a persone non vedenti o a ridotta capacità visiva. Anzi, vi do una piccola anticipazione, proprio in occasione del 3 dicembre, il giorno prima, avvieremo con una realtà importantissima cittadina che è l'Istituto Davi Chiossone, in particolare con il Centro di Riabilitazione, un progetto di inclusività in cui chiediamo proprio agli utenti non vedenti o con scarsa capacità visiva quei consigli, quelle buone prassi da adottare e la finalità è quella di progettare proprio dei supporti, degli apparati che permettano loro di fruire tutti i giorni del museo, anche se appunto hanno questa disabilità. Questo è un bel progetto, peraltro proprio ieri in un convegno organizzato da Roma 3 parlavano di qualcosa di molto simile organizzato a Roma dal liceo Cavour, che ha costituito all'interno del liceo un Fab Lab. Proprio i ragazzi seguono questo stesso percorso, per cui realizzano tridimensionalmente degli oggetti, delle opere d'arte, proprio creando dei kit tattili. Magari sarebbe anche carino uno scambio tra scuole. Non sarebbe male, Ci direi. sono progetti che favoriscono l'intercultura, o comunque c'è un interesse da parte anche delle persone di altra provenienza? Insomma, Genova è sicuramente una città ricca di culture altre. Siete riusciti a coinvolgerli? Come, anche magari, come spesso diciamo, cercando di favorire lo scambio, di accogliere lo sguardo degli altri verso di noi. Se vi è capitata qualche esperienza interessante, anche da questo punto di vista, anche non in progetti mirati. Noi abbiamo a Palazzo Reale, ma anche a Palazzo Spinola, abbiamo una buona frequentazione anche nei centri estivi. E noi, i nostri servizi educativi offrono diciamo, una sorta di laboratori, visite guidate anche a questa tipologia particolare di utenza. E devo dire che nei centri estivi è più facile trovare anche una multietnia più forte rispetto a quella magari dei gruppi classe, quindi spesso abbiamo anche qualche problemino linguistico in più. Stesso tipo di pubblico che troviamo nelle scuole proprio un pochettino più di frontiera. Per cui sì, ci è capitato di avere anche incontri con persone
come ragazzini soprattutto, che parlano altre lingue, che portano in sé altri usi, altri costumi, altre conoscenze. E a questo proposito credo che sia capitato a tanti di coloro che fanno un mestiere simile al nostro, il fatto di trovarsi di fronte a una novità, cioè quella di dover raccontare cose che si davano per scontate fino a pochissimo tempo fa, e di avere la possibilità di vedere interpretate le nostre opere, le opere prodotte dalla cultura occidentale, in una chiave completamente diversa. Quindi, per rispondere alla domanda, sì, ci capita abbastanza frequentemente di avere rapporti anche con un tipo di inclusività che appunto è al di là della disabilità, si muove invece nella direzione proprio del sociale. Esatto, e questa è un'altra cosa molto bella, molto importante. Ma chi volesse partecipare anche ai vostri laboratori, percorsi? C'è una possibilità, c'è un'email, una pagina anche sui social magari che si può seguire? Sì, sì, noi diamo sempre comunicazione di queste nostre iniziative, ne calendarizziamo almeno una al mese generalmente, aperta alle famiglie, a volte lavoriamo più sui bambini, a volte lavoriamo invece più proprio sull'interazione con le famiglie. Per esempio, per il 3 dicembre facciamo una proposta che svolgiamo qui nella sede di Reale, nello specifico, che è proprio un laboratorio narrativo pensato per essere inclusivo e in cui saranno protagoniste proprio i bambini con i loro accompagnatori. E ne diamo comunicazione sempre, sia sul sito, sia attraverso i canali tradizionali, quindi i giornali, sia sui social naturalmente. Abbiamo la pagina di Palazzo Reale e quella di Palazzo Spinola. Ecco, laboratorio narrativo, questo mi interessa molto, perché da questo punto di vista si sta lavorando tanto ultimamente, no? Come lo avete interpretato? In che forma? Come coinvolgete i ragazzi? O le famiglie? Adesso non so se è rivolto soltanto agli studenti, o che tipo di lavoro viene fatto, come viene mediato? È rivolto alle famiglie, sì. Proprio perché è un sabato, il 3 dicembre, e volevamo fare... Noi normalmente calendarizziamo i nostri laboratori a inizio mese, o la primo sabato o la prima domenica del mese, a meno che non ci siano date che ci trascinano, ma come capita qualche volta, verso la metà però. E quindi il 3 dicembre combinazione ci cadeva un sabato, quindi lo abbiamo calendarizzato al mattino. È rivolto alle famiglie, quindi ai minori, con degli accompagnatori, possono essere nonni, zii, fratelli, genitori, non ci interessa, però è un laboratorio in cui la presenza dell'adulto è necessaria, perché volendo essere totalmente inclusivo e essendoci comunque una parte laboratoriale che consisterà nel costruire una piccola coroncina, abbiamo pensato di coinvolgere gli adulti anziché i bambini. Cioè i bambini saranno i registi di questo laboratorio, saranno loro a indicare all'adulto che li ha accompagnati come costruire la corona che sarà necessaria poi per andarsi a fare le foto in giro per il museo e eventualmente, se avranno piacere, pubblicarle e condividerle con noi. Per quanto riguarda l'aspetto narrativo, è la parte iniziale del laboratorio e si svolge in Sala del Trono. Noi abbiamo la fortuna di un museo che è narrativo anche quando è silenzioso, e quindi i bambini, l'idea sarebbe quella di portare il nostro pubblico nella Sala del Trono e far raccontare a ciascuno che cosa evoca, che cosa gli ricorda, come immagina la vita nella Sala del Trono in un tempo indistinto del passato. E mano a mano che usciranno le varie suggestioni che ci aspettiamo, quindi re, regina, corona, mantello, scettro, cavallo, carrozza, quelle cose, abbiamo preparato delle sagome che verranno di volta a volta poste su una lavagna, in modo che la narrazione, oltre a una parte verbale, abbia anche una parte figurata, e questo vada un po' in aiuto alla disabilità di tipo intellettivo. Bene, molto interessante. Sì, assolutamente. Noi ci domandavamo anche se volevamo dare qualche consiglio di lettura, qualche accenno bibliografico anche, no? Se uno volesse saperne di più sui musei e conoscerli appunto attraverso le letture. Anche la storia dei Palazzi dei Rolli, che è un po' particolare, forse
magari chi è genovese dà per scontato, Forse sì. ma quasi sconosciuta ai più. Allora, sì, è stato, nel senso, è stato prodotto un video molto bello qualche anno fa, non da noi, noi abbiamo partecipato come sede di Rolli, che si può trovare online, che possiamo cercarvi anche il riferimento preciso, e che appunto è stato proprio realizzato in collaborazione con le scuole, alcune scuole di Genova che hanno, chiesto ai bambini di esplorare i palazzi dei Rolli senza sapere effettivamente che cosa fossero, e hanno costruito un racconto molto visivo con immagini molto belle, non solo dei palazzi, ma soprattutto di questi sguardi, diciamo davvero entusiasti di bambini che si trovano improvvisamente sotto affreschi straordinari, in gallerie dorate, nella nostra meravigliosa Galleria degli Specchi, e come quasi davvero la vedessero per la prima volta. Di bibliografia sui Palazzi dei Rolli, per adulti ce n'è moltissima. I nostri palazzi sono accompagnati da cataloghi scientifici molto importanti, oltre che anche a agevoli guide che possono essere assolutamente più leggere, ecco, ma che possono dare conto dei tratti identitari fondamentali. Noi come servizi educativi abbiamo utilizzato il brutto periodo del lockdown per inventarci degli strumenti che potete ad esempio verificare e trovare sui nostri canali YouTube. Durante proprio il periodo peggiore abbiamo utilizzato i nostri bambini, visto che eravamo tutti chiusi in casa, abbiamo preso a prestito le loro voci e abbiamo cucito dei video che erano come delle pillole in cui descrivevamo i nostri palazzi con il loro aiuto, e chiedevamo in cambio, attraverso i social soprattutto, dei disegni. E vi assicuro, è stato quasi commovente ricevere disegni da tanti bambini vicini, devo dire, soprattutto genovesi o liguri, che magari, non lo so, al termine del racconto del nostro giardino ci disegnavano un giardino dicendo: come mi piacerebbe avere uno spazio così e poter stare anch'io all'aria aperta oggi che c'è un bel sole, oppure un bellissimo re addormentato sul trono con sottoscritto: anche io oggi sto a casa. E quindi abbiamo avuto uno Che carino. scambio, sì, molto, molto affettuoso, direi, con i piccoli visitatori. Oggi abbiamo costruito invece degli strumenti, sempre anche grazie al digitale, proprio per soddisfare un po' la curiosità di quello che facciamo nei nostri palazzi e di come il nostro patrimonio può essere, in modo molto versatile, strumento di racconto e di educazione, e però certo senza questa carica emotiva che invece abbiamo C'è stato nel vissuto periodo del. in Allora, solo per sfruttarvi fino alla fine, poi vi lasciamo, questi. perché ovviamente le cose che avete raccontato suscitano curiosità. E è stato detto appunto i tratti identitari per gli ascoltatori. Se riusciamo brevemente, li vogliamo un po' descrivere quali sono i tratti identitari dei Palazzi dei Rolli, che cosa non doveva mancare, che cosa li caratterizza, sebbene ovviamente nella specificità di ognuno. Allora, sicuramente i 42 già riconosciuti come patrimonio dell'UNESCO, ma i Palazzi dei Rolli, come ricordavamo, erano oltre un centinaio disseminati nel centro storico, si qualificavano prima di tutto per un'architettura magnifica, che però doveva sempre essere sostenuta da una decorazione sia da affresco che per collezioni di opere mobili, di assoluto pregio. Un po' come succede nelle nostre chiese gentilizie, che è un'altra caratteristica molto genovese, all'incirca tra l'altro nei simili decenni, e c'era davvero una gara ad avere il palazzo più meraviglioso, ad assicurarsi il capolavoro dell'artista più irraggiungibile, più alla moda, e questi diventavano i criteri fondamentali per poter entrare in queste graduatorie vere e proprie. Genova, è stato detto dal grande professor Poleggi, che è stato un po' colui grazie al quale il sistema dei Rolli ha ritrovato la luce, era una meravigliosa reggia repubblicana, proprio perché mancando un palazzo istituzionale che potesse svolgere questo ruolo istituzionale, e beh, con molto senso pratico c'è da dire, gli aristocratici genovesi avevano individuato questo bene, davvero accudito con grande cura e rendendolo un servizio pubblico, potremmo dire. Esattamente, penso che questa sia stata un'ottima definizione.
e poi lasciamo magari agli ascoltatori approfondire per scoprire questi palazzi che sicuramente avranno avuto degli ingressi magnifici, soprattutto, no? Perché doveva essere la parte più importante, immaginiamo, più di Ma anche le rappresentanza. facciate, ad esempio anche le facciate o decorate con stucchi meravigliosi o dipinte, visto che a Genova poi lo spazio non è infinito, soprattutto nel centro storico. E a proposito di ingressi, oltre a invitare tutti gli ascoltatori alla prossima edizione dei Rolli, che non sappiamo esattamente le date, ma sempre in primavera, per venire a verificare di persona come si presentano ancora oggi questi palazzi, beh, ricordiamo che Palazzo Reale è praticamente l'unico palazzo di Genova ad avere ancora oggi verificabile un accesso carrabile. Da qui entravano proprio le carrozze, non si usciva solo con le portantine, ma al galoppo, in maniera davvero molto, molto scenografica. Questo è un dettaglio che anche quando lo raccontiamo ai bambini, beh, è sempre molto Beh, affascinante. desta meraviglia, no? Perché Eh uno se sì, lo immagina assolutamente. proprio, ecco, che si Uscire apre, da che entrano cavallo. queste carrozze meravigliose che non si Davvero, vedono più in bellissimo. giro, Davvero. Va bene, io penso che a questo punto possiamo ringraziarvi a nome anche degli ascoltatori e ci diamo appuntamento a Genova allora per Vi aspettiamo a braccia aperte, come si dice, alla prima occasione per percorrere insieme non solo i Palazzi dei Rolli, ma partendo proprio da Palazzo Reale e da Palazzo Spino. Perfetto, noi restiamo anche a Benissimo. disposizione come radio per qualsiasi iniziativa ed attività. E appunto sul tema dell'accessibilità ci fa sempre piacere poterla promuovere, quindi se ci sono delle novità, ecco, siamo a disposizione per raccontarle. Grazie, allora Grazie. a presto. Grazie mille. Arrivederci. A voi, arrivederci. Arrivederci. Chiudiamo questa prima parte, quindi, e allora ce ne andiamo un po' in musica per rientrare e spostarci su un'altra sezione di questa puntata con la docente emerita del Nuovo Testamento del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, Marinella Perroni. Allora, su questo bel pezzo, veramente, Zucchero e Miles Davis, diciamo che possiamo iniziare a parlare di un altro argomento. Come dicevo, è con noi Marinella Perroni, docente emerita di Nuovo Testamento del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. E andremo a parlare del fascino del Mare Nostrum, culla di culture e di religioni, luogo di scontro e di conquiste, di scambi commerciali, di pellegrinaggi, di crociate e di crociere. Dall'epoca delle grandi culture del vicino Oriente antico alle pretese imperiali di Roma, fino alla diffusione dell'Islam, alla Reconquista cattolica, al confronto est-ovest, ai naufragi, il Mediterraneo è sempre stato lo sfondo di trasformazioni culturali, politiche e religiose che hanno di fatto di quella europea quella che è considerata una millenaria tradizione culturale. E allora, professoressa, cos'è per lei il Mediterraneo? Allora, la domanda sembra molto semplice, in realtà non lo è, perché è chiaro che per me, che sono nata ad Anzio, quindi sulle coste tirreniche, il Mediterraneo è stata prima di tutto un'esperienza di mare, poi di cui si andava da bambini, poi ho cominciato a viaggiare, le coste della Spagna, poi le coste balcaniche, insomma è stata una realtà vissuta e quindi legata a esperienze piacevoli, esperienze importanti perché di rapporto tra terra e acqua, lì dove l'acqua non era vissuta come grandiosa, potenzialmente ostile, con cavalloni immensi su cui si poteva fare sesso, ma piuttosto come un'acqua amica, un'acqua appunto, una culla dolce dove ci si poteva veramente immergere nella bellezza e nella grazia di tutto ciò che vive sulle nostre coste, che vegeta sulle nostre coste. Quindi, prima di tutto, per me il Mediterraneo è questo, un mare nostro, nel senso proprio il mio mare di casa. Poi cominci a studiare e scopri che il Mediterraneo è altro, è anche molto molto altro, è quanto mai importante, ma anche una realtà quanto mai dolorosa, perché sul Mediterraneo è avvenuto di tutto,
a causa del Mediterraneo abbiamo avuto di tutto, ecco, di bello e anche di molto brutto. E quindi scopri che la realtà è più complessa di quella dell'esperienza infantile o giovanile. Le trasformazioni culturali, politiche e religiose che trovarono luogo nel Mediterraneo abbracciano una cronologia ampia, millenaria. Quali, secondo lei, professoressa, i grandi momenti di svolta? Ma le svolte sono state di diversi tipi, quindi bisogna un pochino entrare, non so, mi sembra che parlare del Mediterraneo significa veramente fare una crociera, non con le grandi navi, ma una crociera nella storia, che ti impone di passare attraverso diversi strati di realtà. Allora, certamente sappiamo tutti che il Mediterraneo, che intorno al Mediterraneo, perché Mediterraneo significa mare in mezzo alle terre, cioè acqua in mezzo alle terre, ecco, intorno al Mediterraneo c'è una corona sufficientemente lontana, le coste sono sufficientemente lontane le une dalle altre, ma sufficientemente vicine rispetto a quello che può essere la distanza che impongono gli oceani. Ecco, queste coste significano poi la presenza di paesi, culture che si sono andate sviluppando e che proprio, perché tutti abbiamo studiato da ragazzini fenici, proprio a partire dai fenici hanno cominciato a solcare il mare, cioè a come posso dire, non accettare più di rivolgersi solo all'interno, ma anche all'esterno. E il Mediterraneo è un mare che era possibile solcare con le piccole imbarcazioni, appunto perché non è un oceano, è un mare relativamente piccolo. E questo ha significato una fioritura di scambi culturali, commerciali, economici, ma anche di idee che ha fatto sì che si creasse una rete, prima nel vicino Oriente antico, poi pensiamo a Roma, pensiamo allo sviluppo che ha avuto. I romani hanno avuto l'impudenza o anche la felice idea di chiamarlo Mare Nostrum, perché poi è diventato appunto il accerchiato da paesi che erano tutti in qualche modo stati conquistati da Roma, non solo il vicino Oriente, ma anche l'Africa settentrionale, la Spagna, la Francia, cioè tutta veramente la corona, ecco, delle coste intorno al mare è diventato in qualche misura una espressione, ma anche, si capisce, una porta di uscita, di sviluppo, di commercio e di interazioni culturali tra tutti questi paesi. Quindi è stato veramente il mare intorno al quale la diversità tra le varie culture ha potuto cominciare a intessere una realtà che poi è diventata il primo vero grande impero, a parte quello romano, ma poi il primo grande impero culturale anche, cioè quello che noi chiamiamo il primo occidente, poi, ecco, prima di saltare dall'altra parte dell'Atlantico. E quindi che cosa significa? Significa che le grandi culture sono cresciute nel rapporto tra di loro intorno a questo mare che era possibile portare. Quindi mi fece tanta impressione una volta che, studiando, ho scoperto che una commerciante che veniva dall'Oriente aveva fatto il viaggio dalla, se non ricordo bene, mettiamo dalla Grecia, dall'Asia Minore, a Roma per 70 volte nella sua vita. Questo nemmeno noi con le abitudini ai low cost. Quindi vuol dire che c'era un febbrile sviluppo di relazioni. Quindi il Mediterraneo appare proprio come posso dire, non solo la vitalità degli infiniti pesci che lo abitano, ma la vitalità delle possibilità che ha aperto e ha offerto alle varie culture. Poi uno magari approfondisce un po' di più e vede che non è tutto così pacificamente
irenico pacificamente, come posso dire, lasciato soltanto agli scambi, ai commerci, alle relazioni culturali, ma che il Mediterraneo è stato un campo di battaglia, e si capisce perché, essendo cioè rappresentando la rete di linee di congiunzione tra tutti i diversi paesi, la conquista del mare significava la, per Roma prima, ma poi per diversi nazionalismi, pensate alle repubbliche marinare, pensate a tutte le realtà politiche che hanno investito la loro forza, la loro crescita proprio sulla conquista del mare, perché appunto il mare offriva la possibilità di scambi, commerci, incontri, no? Anche dal punto di vista culturale, cosa, certo. Una volta era così, sì. Non c'era internet, bisognava incontrarsi, no? Non so, io suggerisco proprio di approfondirla la storia del Mediterraneo, perché fa impressione che è vero, non c'era internet, ma la gente entrava in relazione. Certo. Molto, 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 e tutto sommato, adesso no, forse dico una scemenza, però insomma, se la nostra cultura poi è arrivata a inventare o a vivere della necessità degli interscambi e delle relazioni, è proprio perché tutto è cominciato lì, perché ci si è resi conto che questo faceva potere, potenza, forza economica, imperi, e ci rendiamo conto, francamente anche oggi, insomma, pensiamo alle situazioni che viviamo con la pretesa russa di espandersi, perché l'accesso ai mari è fondamentale. Allora, se pensiamo che tutta, come posso dire, l'Europa, il Nord Africa e il Vicino Oriente sono tutti un accesso al mare, questo significa che le possibilità di questi paesi, culture, sono state immense, sono state enormi, e difatti abbiamo costruito quella che onestamente è una culla di culture fin dall'antichità, ma poi insomma attraverso lo sviluppo dell'impero romano, ma poi tutte le vicende, che veramente, ecco, è una crociera attraverso il Mediterraneo che ci porta a ricostruire la storia di quella che noi oggi chiamiamo Europa, e che è veramente una grande storia. A tal proposito, ecco, ci viene così facile collegarci a questa terza domanda: se è possibile rintracciare corsi e ricorsi proprio in questo susseguirsi e sovrapporsi di epoche e di culture? Allora, certamente i corsi e ricorsi sono, potrei dirlo con una famosa espressione biblica, nulla di nuovo sotto il sole, certo. Cioè lì dove ci sono esseri umani c'è sempre una propulsione, una propensione, una propulsione verso lo sviluppo, e lì dove ci sono esseri umani c'è una tendenza e una predisposizione alla reciproca violenza. Quindi voglio dire, questo in nuce non è solo del Mediterraneo, è della vicenda umana in quanto tale. Per quanto riguarda più specificamente la nostra cultura, il nostro passato europeo, io direi che forse possiamo dire alcune cose sono morte per sempre. Le grandi culture, per esempio, dell'Egitto e della Mesopotamia sono morte per sempre. Sono finite, hanno finito il loro ciclo vitale. E la cultura invece che molto più timidamente si è fatta strada tra questi due grandi popoli e tradizioni del Vicino Oriente, e cioè quella semitica, quella che poi è diventata la Palestina, Israele, quella invece è stata una cucina di futuro. Anche attraverso un po' il passaggio da una religione come quella ebraica al giudeo-cristianesimo, che tutto sommato portava in sé una tendenza, una pressione verso l'universalismo che l'ha spinto. Quindi pensate a Paolo, pensate
alla spinta che è stata data per motivi religiosi, ma quando ci sono motivi religiosi ci sono sempre anche tutti gli altri motivi. Ecco, cioè, voglio dire, quando il Nuovo Testamento ci dice che Lidia, commerciante di porpora, voglio dire, era una fervente cristiana, però era pure commerciante di porpora, significa che viaggiava dall'Oriente e importava e commerciava una delle cose più preziose dell'epoca, che era la porpora, certo. E viaggiava con le navi, non è che, ma pensate anche che Paolo stesso si muove per motivi missionari, ma poi fa un naufragio, cioè vive del Mediterraneo anche quegli aspetti che sono quelli che può vivere chiunque, no? Pensate a che cosa vogliono dire i naufragi oggi. E fa naufragio nel Mediterraneo vicino a Malta. Ma poi c'è stato, ecco, oltre questa spinta che è sempre un corso e ricorso, c'è stato invece il dominio, l'imperialismo. Io ho sempre amato l'espressione Mare Nostrum, perché appunto mi descriveva il nostro, quello che è quello appunto della nostra esperienza. In realtà è un'espressione che viene coniata all'epoca romana e che diventa vettore di pretesa invece, cioè è un mare sul quale noi decretiamo di avere tutto il potere perché abbiamo conquistato tutti i popoli che si affacciano su questo mare. E questo poi avrà un suo ricorso, sia al momento dei grandi imperi, sia pensate allo scontro tra l'impero turco e l'impero invece occidentale. Cioè, pensate, e allora quel mare lì diventa non solo territorio di guerre orribili, di scontri assolutamente inaccettabili dal punto di vista poi che si guarda veramente al bene degli umani, ma diventa pure pretesa, può diventare pretesa nazionalista. Allora, tutto il nostro, l'epoca, la nostra pretesa imperiale all'epoca del fascismo, per esempio, l'idea del Mare Nostrum come mare che ci spetta di diritto, ma non perché ci facciamo il bagno da bambini e ne godiamo delle bellezze estetiche, ma perché diventa appunto la bandiera del nostro potere, perché avere la supremazia per terra e non averla per mare è una supremazia mancata. Avere la supremazia per terra e per mare significa veramente che hai delle pretese, o perlomeno pretendi di avere delle pretese imperiali. Allora pensiamo che cosa è stato la pretesa imperiale italiana, sempre pensando ai fatti dell'antica Roma potessero ripetersi, la pretesa di costruire l'impero appunto sui paesi dell'Africa del Nord che si affacciano sul Mediterraneo, in Grecia, in Albania. Cioè, di fatto è stato un ricorso, è un ricorso che certamente è finito molto meno bene di quanto sia andato a finire, ma anche quello dell'impero romano poi è andato a finire male. Cioè, è chiaro che poi tutte le ansie di potenza hanno dei tempi, sono a scadenza, non possono essere eterne, però riducono quelli che sono dei panorami, che sono degli sfondi, che sono delle realtà di per sé fisiche, si riducono a scenari poi di prepotenza, di guerra. Pensate appunto al terribile scontro con gli arabi. Allora, se da una parte, per esempio, gli arabi sono potuti venire nella penisola iberica e instaurare un momento di grandissima vivacità culturale, anzi di forte scambio con la cultura cristiana presente in quei territori, poi però sappiamo che sono stati loro hanno aumentato le loro pretese, e da parte degli occidentali c'è stato il rifiuto assoluto a vederseli invadere il continente. Quindi voglio dire,
però ci sono delle vestigia straordinarie, che significa che è possibile solcare il Mediterraneo non dal cielo ma dall'acqua, dal mare, e costruire una rete culturale straordinaria, perché chi va in Andalusia resta incantato, no? Dalle possibilità di fermento e di lievito che quella cultura araba aveva innescato nella penisola iberica. Ecco, poi però purtroppo il Mediterraneo è diventato anche lo sfondo della battaglia di Lepanto, che naturalmente viene un po', posso dire, idealizzata, sublimata, ma che comunque segna l'impossibilità che ancora perdura di accettare la diversità culturale tra l'est e l'ovest del Mediterraneo. Professoressa, quanto hanno influito tali trasformazioni, tali avvenimenti sul dialogo tra Oriente e Occidente? Sul dialogo, sì, certo, sul dialogo, sullo scontro, tutte e due, no? Perché appunto, perché un mare può essere solcato facilmente, come è facilmente solcabile il Mediterraneo, ma può essere solcato per motivi vari, no? Quindi il dialogo Oriente-Occidente, per esempio, oggi siamo dal punto di vista adesso delle religioni, no? Si sta puntando molto a questa idea del Mediterraneo, proprio questa cifra, questa parola Mediterraneo, per ripensare o provare a rilanciare una possibilità di relazione positiva tra Oriente e Occidente, che dal punto di vista religioso significa diverse cose, perché significa sia ripensare le separazioni, le ferite anche molto gravi all'interno della stessa tradizione cristiana tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, ma significa anche ripensare il dialogo interreligioso. Allora, sta facendo in molti modi, io almeno ho avuto modo di vederlo sia in Spagna che in Italia, si sta puntando in molti modi proprio sulla riscoperta di questo termine mediterraneo come possibile, posso dire, spunto oppure addirittura vettore per ripensare le relazioni non in termini di scontro, non in termini di ostilità, non in termini di separazione, ma in termini di, potremmo dire, ecumenismo tra le chiese, potremmo dire dialogo interreligioso, ma diciamo, questo ormai è convinzione acquisita, direi, un po' dappertutto, per dialogo interculturale, perché si capisce sempre più che le religioni svincolate, staccate dai contesti culturali in cui sono nate e in cui vivono, non significano niente, non hanno nessun reale ruolo o effettivo potere, diciamo, sullo scenario politico, mentre le religioni come fattori interni alle diverse culture, come espressioni anche privilegiate, anche forti, di diverse culture, possono allora contribuire e collaborare a una nuova possibilità di intreccio tra culture, di relazioni positive e non di conflitto. Quindi a che punto è lo scambio, per esempio, est-ovest rispetto alla... Adesso è chiaro, tutta la grande nazione russa non ha sbocco sul Mediterraneo, però attraverso lo sbocco in Crimea, insomma, sono tutte piccole, come posso dire, soglie attraverso cui può accedere al Mediterraneo. E poi, siccome il Mediterraneo è un mare interessante perché ha tutte vie d'uscita, poi, no? È vero che è circoscritto, che è tra le terre, ma poi o in modo naturale o
con il canale di Suez in modo artificiale, insomma sono stati fatti degli sbocchi. Quindi avere l'accesso al Mediterraneo significa poi poter entrare nei diversi oceani, l'Indiano, l'Atlantico, cioè, quindi non è uno scherzo dal punto di vista, se non lo pensiamo dal punto di vista bellico, ma lo pensiamo dal punto di vista economico-commerciale, non è uno scherzo il poter arrivare al Mediterraneo, e si capisce perché intorno a questo ci possono essere scontri anche drammatici e feroci. Beh, ma è chiaro che il contributo che potrebbero dare le diverse tradizioni religiose, e ancora più specificamente le diverse chiese cristiane, potrebbe essere importante, certo non in una situazione di guerra, perché in una situazione di guerra comandano soltanto le armi, no? Lo abbiamo visto, ma per entrare o per riuscire ad uscire da situazioni di guerra, allora il contributo anche per esempio delle religioni può avere una notevole importanza, sia dal punto di vista delle istituzioni, sia dal punto di vista delle posso dire proprio della coscienza collettiva degli esseri umani, dei cittadini dei diversi paesi. D'altra parte, no? Si citava appunto il controllo sui mari, tornando un attimo indietro su quello che è stato detto appunto come uno degli elementi che ricorrono, no, nella storia, uno dei tanti corsi e ricorsi insieme alla tolleranza e all'intolleranza che c'è stato nel Mediterraneo, quindi a volte momenti di assoluto scambio e dialogo che peraltro, come ricordava appunto professoressa, hanno determinato sviluppo culturale e veramente interessante sotto tutti i punti di vista, artistico, letterario, ricordava la Spagna, ricordiamo ovviamente la Sicilia, quello che hanno prodotto, certo, gli scambi, certo, culturali, e tra i tanti corsi e ricorsi anche appunto gli scontri militari per il controllo sul mare, a partire da una delle guerre che ha segnato la nostra civiltà, ovvero la guerra di Troia, che poi è nata probabilmente proprio, la leggenda la collega ad un innamoramento un innamoramento di un uomo verso una donna bellissima, Elena, però di fatto, forse un po' più prosaicamente, era il controllo sullo stretto dei Dardanelli, quindi su un punto strategico per gli scambi tra Oriente e Occidente. E sì, quindi... adesso lei sta veramente aprendo un'altra possibilità interessante, che è quella dell'utilizzo del Mediterraneo, o il riferimento al Mediterraneo da un punto di vista dell'immaginario, quindi letterario, delle arti, eccetera, che è sempre però una trasposizione di altri tipi di tecnica, lei ricordava la guerra di Troia, ma pensiamo alle guerre puniche. Cioè, insomma, per andare a conquistare Cartagine ci dovevano andare in nave i romani. Quindi voglio dire, è come se noi un po', forse un po' troppo, non so, laconicamente, dicessimo: guardate che qualsiasi conquista dello spirito di cui il Mediterraneo è stato testimone, tutto sommato però ha portato con sé gronda sangue, insomma, gronda interessi, gronda sopraffazioni. Poi però si deposita nella nostra storia, nel nostro immaginario, in modo più pacifico, più sereno, no? Perché di fatto ci lascia comunque un'eredità culturale importante. Però ecco, come io oggi da cittadina europea vedo che il Mediterraneo non è innocente, cioè non assiste da spettatore innocente a quello che succede con questi naufragi, questa violenza di respingimenti, di impossibilità
di passare appunto un mare che è piccolo, che è tra le terre, non, cioè, fa impressione, però poi dobbiamo pensare quanto sangue è costata in fondo lo sviluppo culturale. Io mi sento, senza nessun eurocentrismo da parte mia, ma mi sento di dire della grande tradizione europea e della grande eredità che l'Europa può lasciare al futuro sviluppo culturale, però appunto non con mani innocenti. Allora credo che un viaggio, proprio una crociera, ormai le crociere del Mediterraneo sono, almeno prima del Covid, erano richiestissime, proprio per la dolcezza e la mitezza dell'esperienza estetica, dell'esperienza un po' anche culturale, paesaggistica, eccetera. Però dovrebbe essere invece anche sorgente di riflessione, perché prima dicevamo tra crociate e crociere, appunto, perché un mare si può solcare per molti motivi, no? E non ci sono mai motivi tutti giusti e tutti tanti, e c'è sempre un prezzo da pagare. Ecco, io credo che se i cittadini europei, cioè i nostri giovani, i giovani cittadini europei, a scuola fossero aiutati, no? a ripensare il Mediterraneo come, sì, come culla, ma anche come accompagnamento di uno sviluppo culturale straordinario, con i prezzi che abbiamo pagato e i benefici che abbiamo ottenuto, io credo che questo potrebbe contribuire a una generazione di cittadini mediterranei un pochino più consapevoli, ecco, di tante cose, ma anche di cosa significa essere nati in paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Siamo curiosi, no? Anche di conoscere magari qualche libro sul quale si può andare a spulciare ulteriormente, perché sono tanti gli argomenti, magari c'è chi è più interessato. Io, questo io non lo so, perché allora io sono stata presa in contropiede, ho presentato le mie riflessioni sul Mediterraneo che mi vengono così dall'età, prima di tutto dall'esperienza, dai vari apporti culturali, però non ho nessuna specifica competenza, no, su questo. Però voglio dire che mi ha fatto molta impressione, perché sono andata a rivedermi la scheda sul Mediterraneo che c'è su Wikipedia, e qualsiasi cosa io leggevo per me è stata una reminiscenza, cioè mi sono detta, perché già da sola avevo pensato, certo, qui dobbiamo cominciare dai Fenici, e così comincia la scheda di Wikipedia, insomma, comincia dai Fenici, e mi sono detta, in fondo io i Fenici li ho studiati alla scuola elementare. Ecco, io credo che io più che una bibliografia posso dare veramente un impulso, un invito, a partire dalle tante cose che ho riletto su questa scheda e che dicevo, ma io questa l'ho studiata, ma questo è vero, questo fa parte dell'età moderna, ma questo è quello che questo appartiene all'età del fascismo, questo è il Mare Nostrum, fino ad arrivare a, se si vuole, di nominare Mare Nostrum come posso dire, l'iniziativa del governo, che poi è stata chiusa, insomma, per la questione dei profughi. Ma allora io credo che se uno ripercorre, proprio fa questa crociera a partire da uno strumento che è quello più facile, no, per l'istituzione, una crociera nella storia del Mediterraneo, o che si è costruita intorno al Mediterraneo, io credo che poi può andare in libreria e zoomare su quello da cui ritiene più importante cominciare, oppure che lo affascina, o anche se lo turba, perché sembrava diciamo nell'immaginario un po' solo scolastico che fosse tutto pacifico, invece non lo è, invece è
complessa la cosa. Io credo che, per questo io mi sono presa un appunto, ho detto Mar Mediterraneo, una crociera nella storia. E credo che in questo la scuola dovrebbe aiutare a fare questo. Non so quanto lo faccia, perché poi i programmi scolastici non sono ancora pensati in modo troppo settoriale, ma questo è un altro problema. Però invece lo strumento come Wikipedia ti consente di riabbracciare un arco che va da secondo millennio avanti Cristo fino a oggi. Mm. E ti dice intorno a questo punto fisico che è, lo chiamavano il Grande Lago, insomma, diciamo, un mare abbastanza piccolo, ma sicuramente circoscritto, intorno a questo luogo si è costruita, si sono costruiti 4.000 anni di storia che oggi, per esempio, noi non ci rendiamo conto, ma oggi ci viene richiesto, da come le vicende del mondo stanno andando, di farci conti con queste tradizioni, di decidere cosa ne vogliamo fare. Se le vogliamo buttare al macello, se le vogliamo investire, se pensiamo che abbiano qualcosa da dire, oppure se vanno relegate solo nei musei. Allora io credo che è il Mediterraneo stesso che fornisce la sua bibliografia, è la storia del Mediterraneo che fornisce la sua bibliografia, no? E quindi può essere molto stimolante. Ma non soltanto, voglio dire, libri, anche trasmissioni, anche documentari. Certo. Come il nostro ciclo Conversazioni d'arte. Ovviamente. Esatto, sì. Ma mi veniva in mente anche, certo, è una cosa, uno zoom molto particolare, ma il film Mediterraneo, appunto, no? Di Salvatore. Però, è di Salvatore, sì. Splendido, ecco. Perché è splendido, perché ti fa vivere sia l'esperienza estetico-paesaggistica che quella della tragedia, che quella in fondo del sorridere anche all'interno dei momenti tragici della storia. Su una cosa che è puntualissima, insomma, che è piccolissima, l'isola del Mediterraneo in un momento specifico della Seconda Guerra Mondiale. Cioè voglio dire... Lì però, da lì si può partire di nuovo per riprendere la nave e fare una crociera nella storia. Quindi non penso alle grandi navi da turismo a Venezia, penso a una crociera nella storia. Benissimo, allora non so se... Avete altre domande? No, grazie. Accogliamo questo invito, speriamo appunto una crociera nella storia, anche nei luoghi, sperando di poter poi sempre avere l'opportunità, l'occasione, la possibilità di dialogare, perché questo è la cosa fondamentale, e conoscere le altre culture. Spesso io... diciamo spesso abbiamo persone di altre culture, ci potrebbero arricchire anche veramente con i loro riferimenti, ma spesso non c'è dialogo anche nelle nostre città, anche non dovendo magari spostarci neanche troppo, anche solo bisognerebbe far crescere queste occasioni di incontro e di scambio. Ma guardi, questo che lei sta dicendo, per esempio, ribalta la prospettiva, no? Perché mentre io dicevo, prendete una nave immaginaria e fate una crociera nella storia del Mediterraneo, lei giustamente sta dicendo, ma perché non partiamo anche da quelli che già sono approdati qui, dalle altre culture? Allora diventa, appunto, ribaltare, a parte che io sono convinta che sempre quando noi ribaltiamo facciamo un'operazione positiva, quindi da benissimo. Ma poi è vero, noi oggi abbiamo il fatto che il Mediterraneo ha significato una... l'ho significato sempre nella storia, ma oggi in modo particolare, una possibilità di incontro tra culture, perché ce li abbiamo in casa, perché ci confrontiamo sulle nostre diversità, perché facciamo fatica ad accettare le nostre diversità, eccetera. Quindi anche questo è una prospettiva interessante, no? Riconoscersi come uomini e donne mediterranei, cittadini di queste terre che sono intorno al Mare Nostrum,
però che parlano lingue diverse, che vengono da culture anche millenarie diverse. Quindi potrebbe essere straordinario se solo avessimo la possibilità di investire in cultura, no? Di incrociare nella storia. Vero. Grazie mille allora alla docente Marinella Perroni, grazie, grazie ancora anche a lei. Grazie, buona continuazione, grazie, grazie. Grazie mille. Un piccolo stacco musicale e poi andiamo nella terza parte di questa puntata. Allora, nei primi secoli dell'età moderna, il Mediterraneo è stato lo scenario centrale di un fenomeno complesso che condusse milioni di persone ad attraversare i confini tra le sue sponde e poi con essi ad oltrepassare la frontiera tra cristianità ed Islam. Due civiltà che per il controllo delle sue acque si scontrarono ed incontrarono, intrecciandosi tra corsa, schiavitù e conversioni religiose. Questo è il tema che andremo ad affrontare con il professor Mario Sanseverino, che è qui con noi in studio, abbiamo presentato prima, storico, dottore di ricerca e scienze storiche, tirocinante presso il Centro per i Servizi Educativi, Direzione Generale Educazione, Ricerca ed Istituti Culturali di Servizio Primo Uffici Studi, MIC. E quindi iniziamo proprio a parlare, Mario, di questo argomento. Mentre eravamo fuori onda, però tu avevi avuto anche, prima sì, di approfondire questo argomento, qualche idea, delle suggestioni sorte un po' dall'intervento precedente, in particolare proprio sulla possibilità di fare una crociera storica nel Mediterraneo, magari una crociera di carta, quindi attraverso un libro, e mi è venuto in mente il prezioso libro di John Julius Norwich, Il mare di mezzo, una storia del Mediterraneo, edito da Sellerio. È un bel volume, è voluminoso, è un volume in tutti i sensi, ma aiuta a percorrere in maniera diacronica, quindi attraverso il tempo, la storia del Mediterraneo in maniera molto centrata, ed è scritto molto bene per qualsiasi tipo di pubblico. Vabbè, e... quindi non si devono mettere paura dal volume, no, è scorrevole, è molto scorrevole a prescindere, sì, come sì. Il Mediterraneo proprio scivola come il mare. Dunque, andiamo invece prima da subito ad affrontare quello che è il tema, no? Sul quale invece ti vogliamo un po' chiedere, stuzzicare. Intanto, in che modo proseguì il conflitto nel Mediterraneo tra cristianità ed Islam, che tra l'altro è un tema di purtroppo continua attualità, non è che sia cambiato troppo negli anni. Sì, è un conflitto che in ogni modo parte in età piuttosto antica, ma noi ci concentreremo prevalentemente sull'età moderna, che ricordo agli ascoltatori essere quel periodo che va più o meno dalla scoperta dell'America fino al termine della Rivoluzione Francese, quindi ci concentreremo un po' su quei secoli, in particolare sul XVI secolo, quindi sul 500, in cui il Mediterraneo è stato lo scenario centrale del conflitto tra due imperi, quello asburgico, cristiano, la cristianità dell'epoca era rappresentata dal Casato degli Asburgo, e quello ottomano, che rappresentava l'Islam. Si trattava di una guerra combattuta da immense e costose squadre navali, quindi appunto da delle vere e proprie città naviganti. Era una guerra combattuta in tutto e per tutto sul mare. Come abbiamo anche accennato nell'intervento precedente, una delle imprese centrali fu nel 1571 l'impresa di Lepanto, cioè la battaglia di Lepanto tra la squadra navale dell'impero asburgico e quella dell'impero ottomano, in cui gli ottomani per la prima volta sul mare escono sconfitti, anche se si trattò di una vittoria di Pirro, perché essenzialmente furono poi gli ottomani ad averla vinta nella conquista di luoghi strategici, come per esempio l'intero Maghreb, cioè l'intero Nord Africa. Beh, la cosa particolare è che questo conflitto, proprio trattandosi di un conflitto tra città naviganti e squadra navale, era eccessivamente costoso. Quindi di conseguenza entrambe le autorità, sia il sultano di Istanbul sia l'imperatore del Sacro Romano Impero, erano poco interessati a continuarla e quindi decisero di stipulare una tregua, almeno una tregua per quanto riguardava questa grande guerra, che almeno nelle forme e nelle dimensioni cinquecentesche ebbe la sua conclusione poco dopo la battaglia di Lepanto, durante la conquista di Tunisi, ottomana di Tunisi, nel 1574. Ma se la guerra delle flotte, dei corpi di spedizione, dei grandi assedi era conclusa, non così si può dire del conflitto sul mare, del conflitto nel Mediterraneo, tra cristianità e Islam, che proseguì attraverso le attività dei corsari. Ora, quando noi parliamo di corsari, forse pensiamo alla pirateria, in realtà
non è propriamente corretto, perché la corsa, così si chiama l'attività dei corsari, è un'altra cosa, è una vera e propria guerra, è una guerra inferiore per dimensioni e prospettive rispetto a quella di cui abbiamo parlato in precedenza o a quella che possiamo immaginare, che è combattuta con pratiche di brigantaggio marittimo, volte a indebolire il nemico senza ulteriori conquiste territoriali, cioè senza conquistare territori, perché per conquistarli servivano delle, diciamo, consistenti spese da un punto di vista militare, mentre col brigantaggio riuscivi a ripagare essenzialmente la missione corsara di quel momento. E infatti essa si componeva delle stesse pratiche, per questo noi la confondiamo con la pirateria, perché sì, era esattamente un'azione piratesca. Infatti si trattava prevalentemente di predazione, quindi di razzia, di merci e persone dalle coste e dalle imbarcazioni sul Mediterraneo e del Mediterraneo per rivenderle tranne profitto. Ma contrariamente alla pirateria, e questo è l'aspetto fondamentale che marchiava chi la praticava come hostis humani generis, cioè nemico del genere umano, ricordate, i pirati sono nemici del genere umano per quanto riguarda il diritto internazionale, quindi non hanno alcun diritto nel momento in cui vengono catturati, possono essere giustiziati come se fossero dei briganti. La corsa invece era inserita all'interno della guerra formale e soprattutto del diritto internazionale, perché per controllarla gli stati utilizzavano una serie di documenti, trattati, permessi, patenti, esistevano delle patenti di corsa come quelle che noi utilizziamo per guidare l'auto. I corsari disponevano di patenti per poter dire: io ho il permesso di fare brigantaggio marittimo a nome di questo stato, dei passaporti che identificavano lo stato per cui si andava in corso, oppure commissioni e istruzioni che indicavano chi si poteva attaccare in quel momento. Poi materialmente era molto più probabile che venisse attaccato a qualunque nave poteva portare ricchezze. E nello stesso tempo gli stati però riuscivano a esercitare il proprio controllo su questa attività. E nel Mediterraneo in particolare la corsa era un'attività antica, secondo alcuni addirittura vecchia quanto la storia, che era per questo, proprio per questo suo carattere di guerra formale, fondata su regole, usanze e rituali tradizionali. Il dialogo tra predatori e predati era costante e lasciava ampio spazio alle reti di mediazione, connivenza e complicità necessarie per lucrare su quanto predato e sostenere i costi delle spedizioni corsare. Cosa significava? Significava che materialmente, per poterci guadagnare da queste spedizioni, spesso bisognava rivendere quanto predato alla persona che era stata predata o comunque alla sua comunità. Quindi adesso possiamo in un certo senso passare al secondo aspetto, cioè quello del bottino. Qual era effettivamente il bottino, qual era l'obiettivo I dei corsari, no? corsari? Perché Sì. insomma, raccontato così non è che poi è così chiaro. Nel senso, è tutto chiaro perché l'hai spiegato molto bene, però in effetti avere un patentino per fare brigantaggio, poi che significa? Ecco, raccontacelo. Sì. Prevalentemente si trattava di tentare di conquistare materialmente non delle regioni, ma ciò che in quelle regioni era presente, quindi qualsiasi tipo di merce potesse essere portata via, e in queste merci dobbiamo comprendere le persone di ogni genere ed età che appunto si ritrovavano ad esempio a essere soggetti alla cattura da parte dei corsari dell'uno e dell'altro stato, dell'una e dell'altra religione, per essere portate nei paesi di provenienza, nei porti di provenienza di questi corsari, e lì essere in qualche modo rivendute e riscattate. Era un po' come se fosse un rapimento tra diverse coste del Mediterraneo in cambio di un riscatto essenzialmente, ma anche per motivazioni politiche. E in particolare, proprio le persone di ogni genere ed età, quest'ultima categoria di prede, era tra le più ambite, poiché per il riscatto dei prigionieri si potevano ottenere somme notevoli, cioè una gran quantità di denaro, il più delle volte, ovviamente, proporzionali al valore sociale dello sventurato. Quindi, ad esempio, un nobile valeva molto di più rispetto a un contadino, così come un membro del clero valeva parecchio. Quindi, di conseguenza, era anche interesse dei corsari riuscire a catturare magari la personalità di spicco all'interno della comunità che attaccavano, oppure sulle navi dove viaggiavano, appunto, abbiamo parlato di una rete nel Mediterraneo di commercio, ma anche di trasporto e anche di viaggi, anche per tutta l'età moderna. Sulle navi, quando si vedeva una nave corsara avvicinarsi, coloro che erano ospiti sulla nave e che viaggiavano su di essa tendevano a spogliarsi di tutti i propri averi e a buttarli in mare, in modo da non essere riconosciuti,
in quanto persone facoltose, perché altrimenti il loro riscatto sarebbe stato troppo oneroso. E quindi fingevano un po' tutti di essere contadini o comunque persone marinai poco ambienti. Altro, ecco. Però diciamo all'interno degli equipaggi si facevano la spia vicendevole, quindi non si riusciva spesso a mascherarsi in maniera opportuna. Inoltre, proprio per pagare questi riscatti e poter riscattare queste persone, cioè poterle redimere, quindi liberarle da questa prigionia, da questa vera e propria schiavitù, vi erano in tutta l'età moderna, ma anche precedentemente, numerose istituzioni, sia laiche sia ecclesiastiche, che erano attive nel settore del riscatto. E inoltre, proprio perché era un settore remunerativo, erano molti gli operatori privati che agivano come mediatori a fin di lucro. I padroni in questo modo, i padroni di questi prigionieri, i padroni di schiavi, perché si trattava di una vera e propria schiavitù, non faticavano quindi a ottenere quanto richiesto per la liberazione di coloro che erano stati catturati. Il termine adatto e il termine utilizzato dalla storiografia per definire queste persone è captivi, cioè coloro che sono stati catturati dai corsari. Ed erano quindi coloro che, caduti in cattività, anche loro, in prima persona, agivano per tentare di racimolare in patria, quindi dalla patria da cui provenivano, ma anche nel loro luogo di prigionia, perché attenzione, finire in prigionia, finire in schiavitù non significava rescindere i legami sociali né con il luogo di provenienza né con la società in cui si trovavano prigionieri, anzi erano in grado i più, diciamo, i più intelligenti anche di creare nuovi legami all'interno del luogo di prigionia e magari sfruttarli dopo la liberazione. Non è un caso raro quello di alcuni cattivi che erano riusciti a stabilire dopo la loro liberazione un vero e proprio hub commerciale all'interno del proprio luogo di cattività, quindi una volta tornati in patria riuscire con i legami allacciati magari col proprio ex padrone e riuscire a stabilire un commercio tra le città all'interno del Mediterraneo oppure su sponde opposte. E nello stesso tempo erano in grado di racimolare in patria e in loco, quindi anche nel luogo di prigionia, erano in grado, lavorando in questo caso, di racimolare anche il necessario per potersi riscattare. Quindi finivano con essere l'unica merce che riusciva a vendersi da sola. Gli schiavi, in questo senso, cioè i cattivi di cui stiamo parlando, non erano solo una derrata preziosa, non erano solo una merce preziosa, ma rappresentavano anche la principale forza motrice delle imbarcazioni da guerra, delle marine statali e corsare. Infatti, in età moderna, le squadre navali erano composte in prevalenza da bastimenti a remi, galere, galeotte e brigantini, che durante le operazioni belliche venivano mossi esclusivamente dalle braccia dei vogatori. Quindi dobbiamo immaginare alcuni di questi cattivi, normalmente quelli di valore inferiore, che venivano costretti a remo sulle stesse navi che li avevano catturati. E per gran parte dell'industria corsara, armare le imbarcazioni per andare in corso sarebbe stato impossibile senza un buon numero di schiavi da destinare a remo. I remigatori volontari, chiamati buonavoglia, e i criminali condannati al servizio sulle galere dalle istituzioni giudiziarie, la condanna a remo era tra le pene più severe combinabili all'epoca, non bastavano infatti a occupare da soli i banchi delle navi. Ovviamente era un'attività estenuante, quindi di conseguenza era difficile trovare chi lo facesse in cambio di denaro, come buonavoglia, che era una rarità, e nello stesso tempo non bastavano i condannati per ragioni, diciamo, giudiziarie classiche. Appunto era una delle pene più gravi, quindi non tutti venivano condannati a remo, ad esempio l'Inquisizione condanna tantissimo a remo, e il, diciamo, come attività per poter funzionare c'era la necessità di utilizzare schiavi, di utilizzare i cattivi, cioè gli stessi che erano stati catturati in questo caso proprio dalle navi corsari. Beh, quando noi pensiamo alla schiavitù, per questo ci tengo a precisare che stiamo parlando di una vera e propria schiavitù, cioè di coloro che venivano catturati, imprigionati dai corsari, si ritrovavano successivamente in schiavitù, beh, a noi ci viene in mente in realtà più l'età antica, difficilmente ci viene in mente l'età moderna, o altrimenti durante l'età moderna ci viene in mente la tratta delle popolazioni locali dell'Africa alle Americhe. Mentre la schiavitù nel Mediterraneo non è rimasta impressa nella nostra memoria. Tuttavia questo fenomeno, strettamente legato alla corsa, coinvolse un numero di persone difficile da quantificare, ma stimato nell'ordine delle centinaia di milioni di migliaia di persone, persino milioni.
provocando un flusso enorme di merce umana tra le coste del mare interno, cristiani che venivano portati nei paesi dell'Islam e musulmani che venivano portati in cristianità. Si pensi che, ad esempio, la reggia di Caserta è stata costruita prevalentemente da manodopera schiavile di questo tipo. E le principali città coinvolte appunto nel fenomeno, i principali porti sia della cristianità sia dell'Islam, e che seppero sfruttarlo appieno, subirono grandi modifiche architettoniche e urbanistiche, come quella che abbiamo menzionato, ad esempio la reggia di Caserta, che erano dovute sia alla necessità di affrontare il problema logistico della sistemazione e detenzione di migliaia di cattivi, ragion per cui sorsero nuove strutture chiamate bagni degli schiavi, oppure furono riadattate allo scopo quelle esistenti, oppure subirono trasformazioni significative proprio per il flusso di denaro proveniente dal mercato dei riscatti. Ad esempio, Algeri, che era uno dei centri della cristianità della corsa musulmana, Algeri fu scelta come sede dal più celebre dei capitani corsari del Mediterraneo, Khair el-Din Barbarossa, che la trasformò in una città fortezza con un imponente porto. Prima era poco più di un villaggio. E anche Livorno fu quasi interamente ricostruita dalla manodopera schiavile, insieme anche a Portoferraio, e da modesto villaggio divenne una delle città più cosmopolite d'Europa. Appunto, la corsa era in grado di portare in una città come Livorno una quantità sia di merci, di persone e di culture differenti a convivere in un luogo che originariamente era un villaggio e che invece poi diventò un luogo d'incontro tra tutte le religioni e le culture del Mediterraneo, cristianesimo, ebraismo, islam, che potevano condividere anche all'interno di una stessa città e in un periodo come quello della Controriforma estremamente duro, di cui parleremo anche in seguito, beh, potevano condividere dei propri luoghi di preghiera. Quindi, ad esempio, a Livorno era presente una moschea, questo è poco conosciuto per i non addetti ai lavori. E ancora Malta, l'isola di Malta, che conosciamo piuttosto bene magari come meta vacanziera, beh, che era all'epoca la sede dell'ordine ospitaliero e della sua flotta, che era la più imponente flotta corsara della cristianità, fu costruita grazie ai proventi della corsa o anche grazie ad essi, principalmente come sede di questa flotta corsara. E pensate alla città della Valletta, l'attuale capitale dell'isola, che fu costruita ex novo proprio a questo fine come nuova sede dell'ordine ospitaliero che divenne essenzialmente un ordine corsaro. Beh, possiamo continuare appunto a chiederci, per esempio, quali fossero le condizioni di questa prigionia della schiavitù nel Mediterraneo. Però prima di parlare delle condizioni di prigionia e per poterle comprendere appieno, è necessario fare una breve premessa. La corsa era un'attività endemica nel Mediterraneo moderno, praticata ugualmente da cristiani e musulmani ai danni di chiunque fosse identificato come nemico, indipendentemente dalla religione d'appartenenza. Quindi, corsari cristiani potevano abbordare e razziare tanto navii di correligionari, cioè di altri cristiani, quanto di infedeli, e i musulmani fare altrettanto, quindi razziare navi musulmane o navi cristiane. Beh, in questo contesto il rapporto tra predatore e predato poteva invertirsi a più riprese e non vi era stato bandiera che potesse garantire l'immunità dal pericolo corsaro. Cosa significava? Che un corsaro poteva finire vittima di altri corsari ed essere a sua volta catturato e diventare da predatore una preda. Così come lo stesso corsaro, dopo la sua liberazione, poteva tornare a essere un predatore e catturare magari come preda il corsaro che lo aveva catturato. È abbastanza semplice comprendere che chi viveva nelle regioni costiere era essenzialmente abituato a essere catturato o a subire le incursioni dei corsari. Beh, in questa situazione di precarietà e relativa insicurezza per chiunque si avventurasse in mare o vivesse nelle aree costiere, aveva creato un sostanziale rapporto di reciprocità tra le parti, specialmente per quanto riguardava le condizioni di prigionia, simili sulle rive opposte del mare interno. La schiavitù mediterranea non fu straordinariamente cruenta, ma aderì agli standard di violenza e crudeltà dell'epoca, senza trascenderli. Le condizioni di vita dei detenuti nei bagni erano penose, caratterizzate da stenti, enormi sforzi fisici connessi ai lavori forzati,
e diverse punizioni corporali. Ciò nonostante, per quanto paradossale possa apparire, le violenze che gli schiavi subivano non erano né arbitrarie né sregolate, poiché il principio di reciprocità li tutelava da maltrattamenti ingiustificati. Le condizioni di prigionia dei cristiani in mano musulmana si riflettevano a parti inverse sull'altra sponda del mare Eterno, e altrettanto valeva in cristianità. Gli schiavi erano pienamente coscienti dei propri diritti e non esitavano a far giungere in patria notizie di eventuali soprusi. Sapevano infatti che le autorità governative, intenzionate a evitare il pericolo di rappresaglia sui propri correligionari, cioè che condividevano la stessa religione, avrebbero reagito in loro favore e posto riparo al torto subito. Paradossalmente, come abbiamo detto, accennato in precedenza, nell'Europa della Controriforma e delle guerre di religione, nell'età moderna estremamente diffuse, si pensi solo alla Riforma protestante e alla Guerra dei Trent'anni, il luogo della schiavitù è quello in cui si ha per l'epoca un'ampia libertà di coscienza, basata appunto sul principio di reciprocità, cifra della corsa e della schiavitù mediterranea. Infatti, nei bagni di Livorno, Malta, i bagni sono le prigioni, vi ricordo, e persino in alcune città portuali prive di bagni come Civitavecchia e Genova, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata, dove ormeggiavano galere cariche di schiavi, i musulmani potevano professare la loro fede senza alcun timore in vere e proprie moschee. Nel bagno di Livorno le moschee erano tante quanto erano le camerate, 4, più una posta in prossimità dell'ospedale. Vi era anche un ospedale riservato agli schiavi e destinato a loro come infermeria per garantirne appunto la buona salute, sia per poterli rivendere sia per poter far loro da rematori. E ognuno aveva un proprio imam, ogni moschea aveva un proprio sacerdote. Le fonti cristiane usano i termini papasso, da papas, prete ortodosso, o coggia, da oca, signore in turco, per identificarli. Quindi quando si trova, ad esempio, all'interno di una fonte sul Livorno, parlare di papasso, non bisogna immaginare chissà che figura, si tratta dell'imam musulmano. In quanto guida religiose della comunità, queste persone, appunto i papassi, cioè gli imam della comunità musulmana, e riconosciuti come guide religiose anche da parte delle autorità di Livorno, le autorità cristiane di Livorno, attenzione, anche se erano schiavi, erano dispensati dai lavori forzati e dal servizio nella ciurma dei rematori. Godevano insomma di buone condizioni di vita, anche perché contribuivano al mantenimento della disciplina e del rispetto della morale all'interno della struttura di prigionia. Nell'impero ottomano e nelle sue province in Nord Africa, la possibilità per i cristiani di professare la propria religione era garantita dal regime della dhimma e la libertà di culto era assicurata anche a chi era in schiavitù. Va detto che nell'impero ottomano era diffusa una certa tolleranza nei confronti delle altre religioni monoteiste come l'ebraismo e il cristianesimo, e in particolare bastava che si pagasse una tassa, si raccogliessero delle tasse ed era concesso a costoro di poter professare la propria religione liberamente. Beh, la reciprocità in questo caso, la reciprocità della schiavitù, giocava un ruolo soprattutto sulle condizioni di vita dei prigionieri riconosciuti come guide religiose delle diverse comunità. Come gli imam schiavi a Livorno e Malta, in Maghreb, dove erano presenti i principali centri della corsa musulmana, i sacerdoti cristiani erano dispensati dai lavori forzati dietro pagamento di una tassa, e nel corso del 600, grazie all'intervento dei missionari e alla condiscendenza nei loro confronti da parte delle autorità locali islamiche, l'assistenza ai cristiani schiavi fu garantita da sacerdoti liberi che potevano agire senza impedimenti poiché le autorità di questi luoghi concessero loro ampia autonomia proprio in virtù del principio di reciprocità. A breve ascolteremo un passo da un altro libro che consiglierei di leggere a chi è interessato alla storia del Mediterraneo. Si tratta di Civiltà e Imperi nel Mediterraneo dell'età di Filippo II, di Fernand Braudel, uno dei grandi classici della storiografia internazionale. Pensate che è stato tradotto praticamente in qualsiasi lingua esistente, compreso il coreano. Saranno le sue parole a introdurci nella seconda parte di questo mio intervento, dedicata alla vertigine dell'apostasia, quel fenomeno che condusse molti cristiani a rinnegare la propria fede e convertirsi all'Islam,
finendo tra le braccia del turco. Tra i turchi di professione, così erano chiamati i rinnegati all'epoca, cioè coloro che si convertivano all'Islam, spiccavano figure leggendarie, come grandi comandanti corsari, celebrità tanto temute quanto ammirate, come il corsaro genovese Scipione Cicala, che catturato dagli ottomani in giovane età, si convertì all'Islam ed entrò nel corpo reggianizzeri, in cui ascese rapidissimamente fino a diventare, nel 1591, Kabudan Pascià, cioè grande ammiraglio della flotta ottomana. La sua leggenda si tramanda ancora oggi. Cicala ha infatti dato il nome al quartiere Çaloğlu di Istanbul e a lui è dedicata una celebre canzone di Fabrizio De André, Sinan Kabudan Pascià, che ascolteremo al termine del brano di Brodello. Il cristiano a contatto con i paesi dell'Islam viene afferrato dalla vertigine dell'apostasia. Nei presidi d'Africa le guarnigioni spagnole sono decimate da epidemie di diserzione. A Gerba, nel 1560, prima che il forte si arrenda ai turchi, numerosi spagnoli sono già passati al nemico, lasciando la loro fede i loro compagni. Poco tempo dopo, alla Goletta, viene scoperta una congiura per consegnare la piazza agli infedeli. Dalla Sicilia partivano frequentemente barche che trasportavano carichi di candidati all'apostasia. Il richiamo era così forte da non risparmiare neppure il clero. Quel turco che accompagnava in Francia un ambasciatore del cristianissimo e che le autorità spagnole furono consigliate di arrestare al passaggio era un ex prete ungherese. Il caso non doveva essere tanto raro. Nel 1630 si domandò al padre Giuseppe di richiamare i cappuccini perduti nel Levante, per paura che si facciano turchi. Dei rinnegati passarono all'Islam dalla Corsica, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Calabria, da Venezia, dalla Spagna, da tutti i punti del mondo mediterraneo. Nulla d'analogo nell'altro senso. Abbiamo ascoltato appunto il passo di Fernand Braudel, in cui viene detto che il cristiano a contatto con i paesi dell'Islam viene afferrato dalla vertigine dell'apostasia, e dalla vertigine dell'apostasia venivano colti quei cristiani che sceglievano deliberatamente di abbandonare il proprio paese per trasferirsi in terra d'Islam, sull'altra sponda del Mediterraneo, dove prendevano il turbante, simbolo peculiare del passaggio tra due culture. Non si trattava di conversioni episodiche, ma di un fenomeno di massa che coinvolse un numero nell'ordine delle centinaia di migliaia di individui nei primi tre secoli dell'età moderna, 500, 600 e 700. Ma come mai così tante conversioni all'Islam? Quali erano le ragioni? Beh, ci si convertiva per fattori di carattere diverso, seppur inseriti nel generale apprezzamento verso la legge dei turchi, la Sharia, diffuso nella penisola italiana e forse in tutta l'Europa cristiana nel corso dell'età moderna. Su di essa senz'altro incideva favorevolmente la diffusione di narrazioni fantasiose sul mondo orientale e sulle imprese eroiche dei capitani corsari nel Mediterraneo. Tuttavia questi racconti trovavano conferma nelle concrete opportunità di ascesa sociale possibili nei territori soggetti alla legge dei turchi, dovute sia alla richiesta di personale qualificato, carente nelle reggenze barbaresche del Maghreb, ma anche in altre parti dell'impero ottomano, sia alla sostanziale eguaglianza di tutti i sudditi del sultano. Anche uno schiavo liberato, come abbiamo visto il caso di Scipione Cicala, poteva assurgere alle cariche maggiori nelle province e nella capitale dell'impero ottomano. La società delle reggenze dell'impero ottomano sono caratterizzate dalla mobilità sociale, che premia il coraggio, l'intraprendenza, l'ambizione. Qui si possono costruire carriere nelle cariche pubbliche dell'esercito e nella corsa. Tra il 1453 e il 1623, su 48 visir, dei, pascia, bei delle città barbaresche, 33 sono rinnegati, cioè cristiani convertiti all'Islam, riescono ad essere la maggior parte dei sovrani delle reggenze, cioè delle province dell'impero ottomano in Nord Africa. Potremmo quindi parlare di considerazioni spiccatamente pragmatiche alla radice della vertigine dell'apostasia. C'era chi scappava dalla miseria,
Chi con la conversione si sottraeva al regime di tassazione della dimma o del miglietto che in terra musulmana gravava sulle minoranze religiose, chi approfittava della conversione per sottrarsi ai propri creditori, e ancora chi lo faceva spinto da sentimenti di amicizia e amore. Vi era poi un gran numero di schiavi che si convertivano alla religione dei padroni per ottenere la manomissione, cioè la liberazione. Un musulmano non poteva infatti avere come schiavo un correligionario, cioè un altro musulmano. In questi casi, ovviamente, la tentazione di rinnegare, cioè di convertirsi all'Islam, era inversamente proporzionale alla speranza di ribeltà. Infine, una conversione d'urgenza poteva evitare la morte se si era colti da mariti, padri, fratelli, in flagrante relazione carnale con una donna mora e musulmana. E in alcuni casi l'out-out, cioè o la conversione o la morte, era posto in Nord Africa agli schiavi cristiani condannati alla pena capitale per qualche loro crimine. Quindi i fattori spirituali nella conversione c'erano, non c'erano? Potremmo dire che i fattori spirituali sono apparentemente assenti nelle ragioni della conversione. Negli studi sul passaggio dei cristiani all'Islam in età moderna non sono presenti infatti narrazioni caratterizzate da elementi trascendentali, né sono menzionati interventi divini. Tuttavia, questa immagine della conversione improvvisa, che in un certo qual modo abbiamo fatto nostra e che poggia sul celebre racconto della folgorazione di Paolo di Tarso, San Paolo, sulla via di Damasco, è un modello cristiano che appiattisce i fenomeni di cambiamento di religione sull'esempio biblico, che è lontano dalla complessità e varietà di questa fattispecie. Innanzitutto perché la conversione potrebbe non essere un passaggio definitivo e totale in una direzione. Nel Mediterraneo è piuttosto frequente che individui particolarmente intraprendenti viaggino tra una religione e l'altra per assicurarsi un migliore trattamento nel luogo di approdo e allacciare nuovi legami. Potremmo quasi parlare di un'identità religiosa fluida che si rigidisce solo in quei luoghi dove le autorità hanno la forza necessaria a pretendere un'affiliazione religiosa esclusiva. Come l'Inquisizione? Esattamente, proprio come l'Inquisizione. Ed è appunto qui che troviamo una delle ragioni per cui noi storici dobbiamo ammettere che non è possibile esprimersi sulle caratteristiche dell'adesione dei rinnegati all'Islam. Da un punto di vista religioso, poiché gran parte delle narrazioni sulla conversione presenti negli studi prodotti dalla storiografia di matrice europea si fonda su documenti prodotti dai convertiti destinati a interlocutori cristiani, a cui non era conveniente segnalare forme di adesione profonda a un'altra religione, come le testimonianze raccolte dagli inquisitori intenti a riconciliare, cioè a far tornare al cristianesimo, gli apostati attraverso una procedura piuttosto burocratizzata. L'Inquisizione si accontentava del racconto stereotipato della conversione forzata, cosa piuttosto rara in ambiente musulmano, e almeno per gli adulti di genere maschile e ancora di più nel caso si fosse trattato di schiavi. Innanzitutto perché nell'Islam le conversioni forzate sono espressamente vietate dal Corano, in cui è scritto: «Non vi sia costrizione nella fede, la retta via ben si distingue dall'errore». E poi perché la conversione di uno schiavo era estremamente dannosa per il suo padrone, che di fatto perdeva la possibilità di guadagnare il suo riscatto, non avrebbe infatti potuto venderlo e avrebbe dovuto manometterlo, cioè liberarlo, ragion per cui non era raro che i padroni agissero contro la conversione all'Islam dei propri schiavi cristiani, persino bastonandoli per impedirgliela. Noi storici invece non dobbiamo fare lo stesso errore degli inquisitori e pensare che le conversioni fossero tutte dettate da ragioni pragmatiche. Basta ampliare lo sguardo verso un'altra sponda del Mediterraneo per incontrare narrazioni in cui l'aspetto religioso è presente con maggior forza, ed è possibile notare un'introiezione della conversione, un suo aspetto totalizzante. Nella storiografia turca vi sono infatti testimonianze di convertiti che in seguito al passaggio di fede divennero strenui e polemici avversari della propria religione di provenienza. È il caso del rinnegato ungherese Murad bin Abdullah, vissuto dal 1509 al 1586, che, dopo essere stato catturato nel 1526 dagli ottomani durante la battaglia di Moax, fu educato nei principi della fede musulmana e imparò la difficile, difficilissima, lingua turco-ottomana. Egli servì come traduttore imperiale e scrisse un vero e proprio trattato che mirava a dimostrare la superiorità dell'Islam sul cristianesimo e invitare i suoi ex correligionari
alla conversione. Diversa invece era la sorte riservata dai padroni musulmani ai captivi più giovani e alle donne. In questi casi potremmo parlare di conversioni forzate con mezzi più o meno violenti. I padroni infatti potevano essere interessati alla loro conversione più che al loro riscatto. Avrebbero potuto adottare il giovane cristiano convertito all'Islam o detenere la donna cristiana come concubina per generare figli. Il padrone, in virtù della proprietà fisica della persona della schiava, aveva il diritto a un illimitato accesso sessuale e alla proprietà dei figli che sarebbero nati da questo legame. Tuttavia, nel caso in cui la donna avesse partorito un figlio del padrone, la concubina avrebbe acquisito una nuova posizione, quella di madre di bambini, e quindi il diritto di non essere più venduta, di essere affrancata, cioè liberata, alla morte del padrone, e di avere accesso persino a una parte dell'eredità del padrone. Poteva però essere affittata come serva nelle case altrui, come domestica, o essere costretta al matrimonio indipendentemente dalla sua volontà con qualcun altro. I figli nati dall'unione tra il padrone e le sue concubine potevano essere riconosciuti come legittimi e quindi acquisire la libertà e l'eredità del padre, altrimenti restavano schiavi di proprietà del padrone. Tuttavia queste considerazioni non sono sempre valide, poiché in alcune aree, come l'isola di Mil, alcune donne seppero sfruttare a proprio favore la conversione all'Islam, poiché come suddite dell'impero ottomano avrebbero avuto notevoli possibilità di affermazione dei propri diritti e disponevano di spazi di libertà più ampi rispetto alle donne cristiane che vivevano in altri luoghi d'Europa o del Mediterraneo. Mi ha fatto venire un brivido proprio con questa trattazione delle donne, che veramente, guarda, ecco, magari conoscerla e saperla ci fa anche capire che qualche cosa in più è stata fatta, non dappertutto, però insomma... Tremenda, devo dire, eh? Tremenda questa parentesi, grazie. Io non so se ci sono altre domande per Mario, perché insomma era no, un bellissimo prima, argomento, ma cioè, mi pare che l'abbia... È suscitato tantissime curiosità, prima ci chiedevamo, ma rapidamente, ecco, come si ottiene questo patentino? Questa cosa del patentino ha suscitato tanta curiosità. Sì, sì, il patentino di corsa si otteneva grazie alla concessione da parte dell'autorità sovrana di quella città, di quel porto, di quello stato. E non vi erano condizioni particolari, essenzialmente bisognava essere in grado di armare una nave per portarla poi in corsa e poi rispettare quelle che erano le regole dei trattati internazionali di quello stato, e quindi in questo modo si otteneva una patente che ti tutelava eventualmente e ti riconosceva come corsaro e non pirata, quindi ti tutelava eventualmente da un'esecuzione sommaria nel caso in cui fossi stato catturato dal nemico. Era già insomma una curiosità che ci hai tolto, visto che poi potremmo proseguire all'infinito, ma dobbiamo purtroppo procedere. Certo, libro, se brevemente vuoi consigliare? Sì, due libri velocemente, entrambi in italiano. Oltre a quelli che già abbiamo detto, perché due ne avevamo già abbiamo citato all'interno dell'intervento, okay. Proprio sulla schiavitù nel Mediterraneo, sicuramente Giovanna Fiume, Schiavitù Mediterranea, Corsari Rinnegati e Santi in età moderna, Milano Mondadori, edito nel 2009, e il primo libro sulle conversioni di cristiani all'Islam di una certa importanza di Lucia Rostagno, si chiama Mi faccio turco, esperienze ed immagini dell'Islam nell'Italia moderna, è stato edito dall'Istituto per l'Oriente Nallino di Roma 1983. Si troverà? Sì, si trovano entrambi. Ok, no, perché 83-2009, a volte certi libri magari è difficile usati, trovarli. Io consiglio sempre i libri bravo, usati. Ecco, diamo questo consiglio. Bravissimo, grazie di nuovo a Mario Sanseverino per questo sguardo anche su cose che non credo tutti conoscessero. No, no, è un argomento assolutamente inusuale, non si studia a scuola, ecco. No, è un argomento, adesso anche nei libri di scuola mi è capitato di trovarlo nelle mie esperienze di insegnamento, si inizia a parlare di corsari barbareschi e di questo argomento, però ovviamente è un argomento marginale per i non addetti ai lavori. Ecco. Bene, va bene, noi l'abbiamo approfondito. È giunto il momento invece di pillole di slash art a cura del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, con il coordinamento di Annalisa Trasatti, appunto del Museo Tattile Statale Omero. Questa volta è a cura di Alessia Varricchio e di Alessia Giannuzzi. No, la cura di Alice Pucco e Valeria. Esatto, ecco, io avevo una dicitura diversa, infatti. E allora andiamoci ad ascoltare. Buongiorno ascoltatori
/radioweb siamo Alice e Valerio, due volontari del Servizio Civile Universale del Museo Tattile Statale Omero. Per la pillola inserita nel ciclo Conversazioni d'arte, oggi vi porteremo alla scoperta del Duomo di Ancona in pochi minuti. Valerio, perché non ci racconti della storia di Ancona? Certamente, Alice. Nella storia di Ancona, il mare ha da sempre occupato un posto di rilievo. Già dal 2000 avanti Cristo, i popoli del mondo sfruttavano la navigazione via mare di giorno e di notte per ragioni di spostamento e per il commercio. Ancona venne fondata intorno al 387 avanti Cristo da un gruppo di dori siracusani che con le navi greche risalirono l'Adriatico per sfuggire alla tirannia di Dionisio il Vecchio. Una volta sbarcati presso le coste a ridosso degli attuali cantieri navali, i dori cominciarono a dare forma alla città che prese il nome di Ancon, che in greco significa gomito. La dotarono di strutture, di un tempio, un agorà, un teatro che poi sarebbe diventato anfiteatro in epoca romana e realizzarono anche un primo porto. La zona colonizzata dai dori prese il nome di Cumero, nome composto da Cuma e Oro, che insieme significano monte opposto al mare. In seguito fu chiamato Colle Guasco e su quest'ultimo fu eretta la cattedrale di San Ciriaco, l'emblema della città dorica sia per la posizione geografica sia per il significato storico e religioso. Collocata in un punto panoramico con il portale che abbraccia idealmente la città sottostante e il suo mare, è in stile romanico con influssi bizantini e gotici. Abbiamo parlato della nascita di Ancona e dei dori. E invece per quanto riguarda la storia del Duomo, Alice, tu cosa ci dici? Originariamente al posto della cattedrale sorgeva il Tempio di Venere Oplea, protettrice dei naviganti, di cui rimangono parti delle fondamenta ad oggi conservate nel Museo Diocesano. Su di esso, nel VI secolo d.C., venne costruita la Basilica Paleocristiana di San Lorenzo, che divenne cattedrale nell'anno 1000, quando furono spostate le spoglie di San Ciriaco e le urne ai patroni delle diocesi, San Liberio e San Marcellino. Tra la fine del X secolo e l'inizio dell'XI secolo, Ancona iniziò il suo percorso in Repubblica Marinara. A dimostrazione di ciò è la nuova funzione che assume la Chiesa, divenendo la nuova cattedrale della città. In quest'epoca l'edificio viene ampliato e fu aggiunto un corpo trasversale alla pianta basilicale, in modo da formare una croce greca, e sul nuovo braccio venne aperto l'accesso alla Chiesa verso sud-ovest, quando in antichità l'ingresso era posto sulla sua destra, rivolto verso la zona dell'anfiteatro e del Cardeto. Venne inoltre eretta per due volte una cupola al centro, prima romanica e poi gotica. La posizione è inusuale poiché generalmente posta in fondo sopra l'altare. Gli architetti che presero parte alla costruzione di questo edificio furono Mastro Filippo e Margheritone d'Arezzo, così come Luigi Vanvitelli che risistemò il braccio sinistro del transetto e ne migliorò la stabilità dell'ingresso, e Nicolò Matas, che lo restaurò e fece ricoprire di rame la cupola. Ora passo la parola a Valerio, che vi illustrerà la descrizione del Duomo. Ad oggi la facciata è a cuspide, cioè di forma triangolare, divisa in tre parti, preceduta da una scalinata alla cui sommità si innalza il protiro, vale a dire un ingresso in stile romanico-gotico, sorretto da colonne, due delle quali poggiano su leoni adagiati in marmo rosso. Tengono sotto le zampe un animale ciascuno, quello di destra un serpente e quello di sinistra un agnello. Alla fine il portale attribuito a Giorgio da Como, costruito in pietra bianca del Conero e marmo rosso. Isolata accanto appare la torre campanaria, che apparteneva al sistema difensivo del colle. L'interno è a croce greca a tre navate. Vi è una presenza di colonne romane che terminano su dei capitelli, alcuni dei quali bizantini. I soffitti presentano una particolarità, infatti sono a carena di nave, richiamando effettivamente gli interni di un'imbarcazione. Essi sono tipici di chiese del periodo gotico e soprattutto in ambito veneto. Infatti si trovano riferimenti nelle chiese di San Zeno a Verona e San Polo a Venezia. Nella navata di destra troviamo delle piccole scale che ci portano nella Cripta delle Lacrime, ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre in quella di sinistra troviamo la Cripta dei Protettori, cosiddetta perché contiene le spoglie dei santi patroni della città,
tra cui San Ciriaco e le ceneri di Santa Palazia. Ti invitiamo a venire al Museo Tattile Statale Omero d'Ancona per toccare con mano i modellini rappresentanti il Tempio di Venere Oplea e la Cattedrale di San Ciriaco. Quest'ultima è ricostruita sia in modellino volumetrico in legno ridotto in scala, sia in modellino dettagliato e sezionabile in legno e resine, anch'esso ridotto in scala, col lato a sinistra e rimovibile. Questo permette al visitatore di esplorare più agevolmente il lato destro e il suo interno. Dal Museo Tattile Statale Omero d'Ancona, un saluto a tutti gli amici di Slash Radio Web. Allora, siamo così giunti al termine di questa puntata, non solo, proprio del ciclo, perché questa era la quinta puntata. Io sono già curiosa di sapere quale sarà il ciclo prossimo, perché poi alla fine la domanda, il tormentone è sempre quello, no? E che parleremo la prossima volta? Di più cosa parleremo la prossima volta? Intanto la prossima volta ancora non sappiamo quando sarà, però... Non sappiamo quando sarà, ci sarà. Però ci sarà e accettiamo consigli, proposte e suggerimenti, come sempre. E quindi quest'anno facciamo i conti prima fuori onda, è finito a novembre invece che a dicembre, però insomma sono stati 5 appuntamenti. Vi ricordo tra l'altro che li potete riascoltare, perché i nostri sono tutti podcast regolarmente caricati sul sito dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, quindi se vi sono interessate, se solamente oggi magari avete fatto la scoperta di questa trasmissione, potete trovare tutte le precedenti regolarmente caricate sul sito dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Siamo arrivati alla fine, quindi ai saluti, anche ai ringraziamenti, Elisabetta. Doverosissimi, ringraziamento veramente a tutti gli ospiti anche delle scorse puntate, a quelle di oggi, Anna Manzitti, Elisa Strizzoli, Matteo Moretti, Marinella Perroni, veramente grande grazie anche a Arianna De Simone e Mario Sanseverino, che sono stati bravissimi, veramente. Ci hanno accompagnato anche in queste ultime tre puntate, ecco, anche in voce, e quindi ci ha fatto molto piacere. Tanto lavoro anche dietro, oltre a quello che poi viene proposto in questi appuntamenti, in questi incontri, e veramente hanno lavorato tanto. E quindi io concludo salutando tutti gli ascoltatori, ringraziando l'Unione Italiana Ciechi, salutando Luisa. Luisa che all'ascolto senz'altro. Speriamo, e ringraziando te ovviamente, Chiara, che ci accompagni sempre, di là dal vetro, come si usa dire, Massimiliano e Alessio. Che come sempre, insomma, veramente anche loro lavorano tanto tra letture, anche le nostre lettrici, ecco, che insomma spesso e volentieri dobbiamo coinvolgere per questo tipo di trasmissioni, quindi Maria delle Cinque Grani e chi insomma lavora. Quindi io ringrazio tutti voi, naturalmente la professoressa Borgia, che ormai veramente siamo abituati ad avere qui con noi da tanti anni, e aspettiamo le prossime conversazioni d'arte. Adesso vi lasciamo con una lettura. Una breve lettura sempre da Fernand Braudel, Il Mediterraneo, lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, che risponderà alla domanda: che cos'è il Mediterraneo? Buon ascolto. Che cos'è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l'Islam turco in Jugoslavia. Significa sprofondare nell'abisso dei secoli, fino alle costruzioni megalitiche di Malta o alle piramidi d'Egitto. Significa incontrare realtà antichissime, ancora vive, a fianco dell'ultramoderno. Accanto a Venezia, nella sua falsa immobilità, l'imponente agglomerato di Mestre. Accanto alla barca del pescatore, che è ancora quella di Ulisse, il peschereccio devastatore dei fondali marini o le enormi petroliere. Significa immergersi negli arcaismi dei mondi insulari e nello stesso tempo stupire di fronte all'estrema giovinezza di città molto antiche, aperte a tutti i venti della cultura e del profitto, e che da secoli sorvegliano e consumano il mare. Tutto questo perché il Mediterraneo è un crocevia antichissimo, in cui da millenni tutto vi confluisce,
complicandone e arricchendone la storia. Slash Radio Web ed il Ministero della Cultura hanno presentato Conversazioni d'arte.